E quello che state ascoltando è Fumble. 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 Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Su Rokugan. Su Rokugan e anche sul resto. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. E questa sera giochiamo anche con Lorenzo. Grazie, benvenuto! Lorenzo Negri, che molti di voi conosceranno forse per Game Masterclass, che è stato un successone a Modena. È un'idea che hai portato avanti insieme a Gianluca Valli. Sì, 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 l'idea è stata sua. Lui mi ha spiegato cos'era. Però poi dopo ci abbiamo giocato a Milano. Che cos'è? Ci abbiamo giocato a Milano. Beh, allora, diciamo che è un modo per giocare e anche insegnare dei contenuti, aspetti dei giochi di ruolo, sostanzialmente. Ma neofiti totali o anche a... Allora, l'idea è che ci siano dei master che magari hanno più esperienza e che insegnano diversi aspetti dei giochi. Possono esserci, diciamo, delle sessioni per principianti, per cui uno non ha mai giocato in bar da zero. Magari, vuole provare. Esatto, oppure magari c'è cioè, il master che è già esperto e vuole scoprire qualcosa di nuovo, qualche strategia nuova. No, anche perché masterizzare... quelli che non hanno mai giocato, secondo me, è una delle parti più divertenti. No, è molto interessante. E c'è la pagina Claudio Facebook. Claudio è uno dei master di questo progetto. È vero, lui io faccio finta di non sapere cos'è. Quindi tutto il valore aggiunto cala drasticamente. Sì, lui dice che cos'è, però lui lo sa. Ma tu quante cavolo di cose fai? Troppe okay. Per la mia in realtà salute. Teoricamente anche io dovrei saperlo, ma aggiungo. Quando me l'avevano spiegato mi sono dimenticato completamente. E c'è la pagina Facebook però. Sì, sì, andare a informarsi. Ma poi dopo c'è la pagina Facebook, anzi io poi metterò questa stessa sessione, metterò sulla pagina, mettiamo sicuramente, perché poi dentro ci sono tante realtà, di cui una è Fumble GDR, yeah. E tutte queste realtà collaborano assieme, quindi poi sulla pagina le trovi tutte. Ottimo. Per il resto, le solite cose su Fumble sono che noi siamo un'associazione che si occupa di produrre podcast, quindi se volete darci una mano a produrre altri podcast, ad esempio di giochi di ruolo, stiamo producendo Fumble, SideQuest ed Epoca, quindi ben 7 ore settimanali quasi, 6, di giochi di ruolo. 7 ore settimanali perché alcuni escono a scadenza alterna, perché sennò sono molti di più. No, quando escono tutte e tre, quante sono? 10 ore? No, sono circa 6 ore. Noi quanto facciamo? Un paio d'ore e mezza. Epoca ne fa un paio d'ore e mezza. E noi, come vola il tempo un'ora. Quando si gioca? Cacchia, sì. Hai visto? Di già? Di già. È un po' che non lo senti. Se volete darci una mano a produrre altri podcast, potete o fare una donazione o diventare soci di QWERTY e trovate il link nel footer del sito di Fumble. Potete anche semplicemente condividere il video, condividere il sito, mandare il podcast ai vostri amici. Potete lasciare delle recensioni su iTunes a 5 anelli a questo punto. Yeah. E 5 anelli sono sempre meglio dell'anello del vuoto. E darci il vostro lead bancario. Quindi... No, aspetta. No, noi diamo il nostro IBAN a loro, loro faranno delle donazioni come vogliono. Questa sera continuiamo a giocare a La Leggenda dei 5 Anelli. E l'ultima volta la puntata è finita con il gruppo di lupi che partiva dal palazzo del daimyo Matsu. Dopo tutto quello che è successo. Dopo aver ammazzato un po' tutto. Ammazzuato un po' tutto. E diretti verso le foreste della Fenice. Con l'intento di trovare qualcuno che si intenda di magia del sangue, di caccia ai Mapo Tsukai. Che cosa stai cercando, Simone? Di 10. Che sbaglio sempre, vedi, ci sarei arrivato. No, è che ho cambiato di nuovo cassetto. Anche tu mi rendi le cose difficili. Io ho di 10 del granchio. Quindi se qualcuno è granchio. Granchio è Ida. Li ho visti, ho detto quasi quasi li compro per tutti, poi ho visto quanto costavano. Mi hanno regalati perché io sono povero, ma me li hanno regalati. Quindi ci stavamo avviando, eravamo già partiti dalla città. Siamo già in viaggio, stiamo iniziando il viaggio. State per iniziare il viaggio, abbandonando praticamente al palazzo del daimyo Iwao e Akuseki, che sono ancora molto stanchi. Sarebbero poi rimasti a controllare la situazione, anche perché qui, dopo quello che è successo... E anche perché in realtà Akuseki ha la fama di donnaiolo un po' in tutte le terre, specialmente quelle della Fenice, di cui lui è un membro. E
preferisce non farsi vedere troppo vicino a gente che conosce. Ah, quindi stiamo andando così nelle terre della Fenice senza una Fenice? Sì, esattamente. Ma con uno scorpione che ha una idea abbastanza precisa di chi contattare. E un kitsune che può assumere l'aspetto di uno scorpione. Ecco, quello sì. Rovinandosi tutte le articolazioni. Sì. Vabbè, ma quelli sono dettagli. Ah, sono la vecchia. Ah, la sballa. Solo perché stavo cercando di fare mosse di atletica. Sì, poi l'ultima volta hai fatto tipo un giro di 360 gradi col braccio, ti è uscita e rientrata la spalla nello stesso tempo. Ho fatto 72 di dietro la costituzione. Comunque, le strade sono ovviamente ben sgombre e libere da ogni bandito, come si dice alle strade dell'impero. In particolare quelle al centro governate dai leoni. E vi state dirigendo verso nord-nord-ovest. Mm-hmm. Sarà un viaggio di un paio di settimane. Le terre della Fenice confinano con il bordo? Con la scheda sfigata. Confinano con il confine a nord. Quindi sono vicini alla parte a nord e vicino alle Shadowland? No, esattamente diametralmente opposta. Sono a sud, quindi? Sud-est. No, sud-ovest. Dove state andando a nord-est. Esatto. E solo il granchio confina con le Shadowlands? Sì, infatti sono quelli che hanno costruito il muro, solo, e che si preoccupano, okay, di tenere. Dove? Quella è la mappa di Rokugan. Voi adesso vi trovate qui in mezzo, proprio al centro. Ok, stiamo andando di qua. State andando di qua. Le Shadowlands sono là dove c'è quel muro gigantesco, oltre il muro. Oltre qua. Ok. Quelle sono le Shadowlands. E di qua cosa c'è? La merda. I draghi, se non ricordo male. Draghi, no, i draghi sono qua, lì sopra. Montagne. No, nel senso, perché le Shadowlands sono queste, no? Sì. Fino a qui. Però qui. Mi permetto. Cioè, nel senso, la parte sotto. Sì. La parte sotto di cosa? Quali sono le Shadowlands, scusa? Queste. Queste, ok. E qui chi c'è? Niente. Ci sarà altra gente. Ok, anche loro però sono più arrivati in confine con le scene. Ma non fanno parte di Rokugan, quindi chi se ne frega. No, più che altro ah, che... Ah, ok, non fanno parte di Rokugan. Da ambientazione... Pensavo fosse un'isola. Le Shadowlands arrivano solo da sud. Quindi l'assalto dei demoni arriva solo da sud, non da qua. No, da qua però, arrivano i Gaijin, praticamente. Però anche in questa, sì, da questa parte è sud. Praticamente. Anche da questa parte. Ah, di ambientazione asiatica. No, stai concedendo il Rokugan. L'importante è che ci stiamo allontanando da lì. Ecco, mi sembra che siamo a livello delle 50 torce. Quindi stiamo andando qua, cioè la Fenice è qua. Sì, esatto, okay. A nord-est. Nord-est, ok, bella. Quindi siamo partiti io, Xiang, al momento. Akuseki? No. No, scusa, Kakita? Sì. Ida? Umon? Basta. E basta. Perché Akuseki rimane... Insieme a Ida. Aspetta, ditemi i nomi, insieme che mi li segno. Chi sei? Kitsune. Yeah. Ah, bravissimo. Ah, oh, bravo, mi hai ricordato di prendere il mio sacro appunto. Il libro dei tuoi sacri appunti. Cioè, Xiang. Che sarebbe io. Kitsune del clan. Kitsune. Kitsune. È un clan. Sì, ma lui si chiama anche nome, come il suo clan e la sua famiglia. Avevo tolto. Ah, infatti okay, dicevo. Poi c'è. Sta Xiang chiamando il Kalu, lo saluto. Ciao, Gian. Xiang. Ok. Che è del... Del drago. Del drago. Dopo c'è... Ida del granchio. Ida del granchio. No, allora, Tsurugi. Vabbè, ma quando li conosci, esatto, poi te li scrivi. Sì, Tsurugi, sì, sì, sì. Non segnala nemmeno. Mentre Ida stiamo andando, io provo a fare un po' di comunicazione con gli spiriti, mentre si va, giusto per provare a capire com'è la situazione delle strade, del viaggio. Fai un generico tipo di senso. O di commune, se vuoi avere un po' più di 22. Ma le strade sono né più né meno tranquille, cioè sono abbastanza sgombre da banditi, vedete ogni tanto passare gente che va avanti indietro. Catastrofi nel mondo degli spiriti naturali non ce ne sono, no, a quanto pare, andando verso le terre della Fenice. No, esatto. Non hanno preso tutte fuoco nel frattempo. No, non è passato nessuno di voi, quindi non hanno ancora preso fuoco. Quando passate voi magari è tutto un altro discorso. Perché ricordiamoci che ho il mio bellissimo Kyo che può star fuoco anche alla pietra. Mentre stiamo andando proprio, io mi giro verso Xiang e Ida.
La volpe, alla volpe non piace andare in terre che non conosce. Nell'essenza del viaggio lo scopri nel mondo. Imparerai qualcosa di nuovo su te stesso, magari. Ma poi una volpe così curiosa di natura che si rifiuta di scoprire qualcosa sulle terre in cui l'imperatore posa il suo sguardo. Una volpe sarebbe molto curiosa. Questa volpe preferisce muoversi in posti conosciuti. Ci sono curiosità ovunque, anche in posti conosciuti. Se non avete nulla di importante da dirvi lungo il viaggio, io voglio provare a chiedere al buon Umon se sa niente sulla mia pergamena che cerco. Oh, con sincerità. Ok, inizia a raccontargli la rava e la fava della pergamena. No, non hai sentito niente. La tecnica segreta della rava e la fava. Come che la conoscono tecnica... tutti, perché andate a chiederla a tutti i contadini di qualsiasi città. No, veramente no, il problema è quello. Io non la so e mio nonno non l'ha finita. Almeno così mi ha detto. Quindi... forse è tutto un test. Poi magari è la pergamena del drago di Kung Fu Panda. Costa è dentro di te. Sei tu il guerriero dragone. Il monaco dragone. Oppure la pergamena di Hongo, le ravioli di carne. E gli chiedo, appunto, se ha mai sentito parlare di un assassino nelle terre del drago, che ha ucciso un membro della mia casata e che è fuggito con qualcosa di molto prezioso per i Togashi. Intanto vediamo se lui lo sa. E poi vediamo se te lo dice. È uno scorpione. Quindi ha la maschera, giusto? Ha la maschera. Mezza maschera. No, la maschera inferiore. Ha la maschera sulla faccia. Io so se lo sa o non lo sa, ma tu vedi se lui ti dice qualcosa sulla... Meno male... No, honesty. C'ho specializzazione in honesty, quindi tengo questi tre. 15. Ci metti un po' di giorni, introduci prima il discorso, poi cerchi di allungare la voglia. Certo, non è una cosa diretta, ogni giorno cerco di parlare con Umon per farlo sentire comunque parte del gruppo, per vedere che mi interessa a lui, per poi farmi i cazzi miei. E lui ti dice, purtroppo non ho mai sentito parlare di queste pergamene di cui parli, non ho idea di... chi le possa avere, ma il clan degli scorpioni possiede molte pergamene, quindi è possibile che effettivamente qualcuno del mio clan la possieda. Vorrebbe dire quindi che uno del tuo clan è coinvolto con questo assassinio? Potrebbe semplicemente voler dire che qualcuno del mio clan ha reputato questa pergamena abbastanza interessante da essere preservata e... Siamo arrivati! Intanto c'è Kakita di fianco a te che ti dice: non smettono mai di parlare quei due, è terribile. Così il viaggio sembra ancora più lungo. E poi la voce di Umon è così fastidiosa, pungente, perforante. Gli strapperei la gola se anche potessi. Anche Xiang con questa pergamena. Ah, ok, no, ho capito. La volpe ha capito dove vuoi arrivare. Ci sarà tempo per questo. Ciò non toglie che potrebbero parlare di meno. Ho un'idea. Inizia a camminare più veloce. Io guardo dietro loro che si continuano a parlare e mi fondo con la terra e viaggio avanti. Non curante di tutto ciò, continuo a chiedere a Umo. Sì. Come... pensavo scherzassi. No, lo fa davvero. Spirite della terra, vi prego, ricoprite le mie orecchie con il vostro fango e la vostra torba e mi infilo nella terra e inizio a viaggiare così. Ecco perché al prossimo livello prenderò percezione tellurica, così tiro un cazzotto per terra e lo becco lo stesso. Chiedo comunque a Umon come potrebbe un drago e anche io, a questo punto un amico dei lupi, recuperare queste informazioni. Beh, andando nel ventre dello scorpione, dove già ci recheremo dopo essere passati dalla foresta del demone.
di chiedere aiuto in caso, ve ne sarei eternamente grato. Farò il possibile per aiutare un altro lupo. Per noi questi nomi sono all'ordine del giorno, no? La foresta, la foresta, sì. La foresta, la foresta, la foresta dei pugnali volanti, la gola del drago distrutto. Chiaro. Ok. Però se vuoi fare delle domande... La speranza perduta della Fenice, che è tipo il monte. Se vuoi vedere se conosci la foresta del demone... Perché so che ci stiamo andando, no? Sì, ci provo. Sì, Umon mi ha detto che la direzione è quella e la persona che cerca è il demone della foresta. Posso usare caccia? Non c'è no. Sapienza cos'è? Magica? Conoscenza. Conoscenza, no. Che sapienza magica? Io non voglio sapere storia, voglio sapere conoscenza magica. Ma di cosa? Sulla foresta, se ci sono, se ci sono, se ci sono storie inerenti a spiriti, shugenja, più la parte è quella magica. Conoscenza. Quindi, allora voglio sapere tutto. Io qua. No, io sì ho sentito la leggenda. Conoscenza cos'è? Intelligenza. Se non ce l'hai, se non, non esplodono i 10. E tiri solo intelligenza. 10, ecco. 21 però. Beh, sai qualche cosa della foresta del demone? Che in realtà è un nome che è stato appiccicato negli ultimi 10 anni alla foresta, che prima aveva un nome completamente diverso. Era la foresta del fiume profondo. Beh, diciamo che è un po' più originale ora. Sì, ha preso questo nome proprio a causa della persona che state andando a cercare. Che bella personcina. E sei tu, non lamentarti. A proposito, sempre più tu. Perché noi stiamo andando a cercare. Voi state andando a cercare quello che viene chiamato il demone della foresta. È uno shugenja della Fenice che ha deciso di vivere praticamente da solo nella foresta. Ma pensa, non lo sapevo. Per affinare le proprie tecniche di caccia agli stregoni. Quindi sono un po' eremita, diciamo. Sei un po' un eremita, ma no, caccia agli stregoni. No, in realtà è che non avevi soldi per l'affitto. Cioè. Caccia agli stregoni che praticano la magia del sangue. Mi piace. E noi giustamente vogliamo avere informazioni sulla magia del sangue e lui è un po' l'esperto. Ok. È l'esperto senza dover andare a chiedere agli scorpioni che potrebbero... E questo chi ce l'ha indicato? Umon. Vedo che conosci molto bene i punti deboli. La volpe conosce... Nota che conosci molto bene i punti deboli dei tuoi stessi compagni, del tuo stesso clan. Non solo. Questa persona era un mio compagno. È stato un compagno a un certo punto. È qualcuno di cui so di potermi fidare. Vedremo. Quindi io conosco Umon, giusto? Tu conosci Umon. Ok. Ida, smettila di far casino. Proseguite lungo la strada e ci mettete appunto un paio di settimane ad arrivare. Sempre perché non avete capito. Durante il viaggio cerco di fermarmi a scroccare nei posti quelli non migliori, ma non sicuramente nelle bettole. Piuttosto faccio sentire in colpa, cioè anzi, quasi gli ordino di farmi dormire a me nei loro letti e loro dormire nelle stalle se non hanno posto. Ma in realtà vedi che quasi tutte, anzi tutte le locande dove passate sono attrezzate per per poter ospitare i samurai viaggianti. Domanda, qualcuno mi ha avvisato dell'arrivo di, per esempio, Umon, del loro arrivo, una lettera? Io sono... Assolutamente no, anche perché sono partiti il giorno dopo successo il fattaccio, quindi non c'è stato modo di avvisare nessuno neanche volendo. Ok. Se io ti conoscessi potrei avvisarti, ma non ti conosco, quindi... Scusate, quell'acqua è troppo vicina a Roberto. Bravo. Tu hai dei poteri. Bravo. Dopo un paio di settimane giungete al limite delle terre della Fenice e, per vostra fortuna, la foresta del demone si trova proprio al limite sud delle terre. La foresta è una bella foresta, sono... alberi molto alti, molto verdi e molto ricchi. Sentite anche, capite perché si chiamava la foresta del fiume profondo, perché già dal limitare della foresta si sente il rumore in lontananza di un fiume che deve essere particolarmente largo e vivo.
E appena arrivate già notate che su alcuni degli alberi, in particolare tu Kitsune lo noti, che su alcuni degli alberi sono stati affissi dei sigilli, probabilmente per tenere lontani spiriti o entità. Posso fare una prova di Spellcraft per vedere quanto qua sono fatti bene? Qua assolutamente sì. Io invece la farò di artigiano tatuaggi. Così. Wow. 18. Sono dei sigilli che tengono lontani spiriti e altre sono fatti cose bene? Simili. Sono fatti abbastanza bene. Calligrafia, che sono anche quello un esperto? No, ti rendi conto che è stato più l'attenzione messa nell'efficacia che nella grazia dello scrivere. Okay. Una persona pratica? Alla volpe potrebbe piacere, come anche no, la volpe è capricciosa e entra nella foresta. Ok, appena il primo di voi mette un piede nella foresta, tu senti che qualcuno è entrato nella tua foresta. Si trovano a un paio d'ore più a sud di dove sei tu in questo momento. Non ho idea di chi sia, quindi, non sapendolo, chiedo al Kami dell'aria. Ok, fai una prova di commune. Allora. Tu hai un'affinità con l'acqua, se non ricordo male. No, tu puoi avere un'affinità con quello che vuoi, perché è del clan della Fenice, della famiglia Isawa, che può scegliere il kami con cui avere un'affinità. Ok, quindi poi ne scelgo uno. Beh, sì, ti cambia tanto, eh. Immagino, però magari chiedo dopo meglio spiegazioni. Praticamente la prova su cosa sarebbe? La prova, devi fare una prova di anello dell'aria, in questo caso, perché stai chiedendo a quello dell'aria, 3, più il tuo rank, che è 1 in questo momento. Ok, quindi 4. 4. E ne tengo? E ne tieni 3, quelli del tuo anello. Devi fare 10. Ok. A meno che non vuoi chiedere prima di guardare il risultato, a meno che non vuoi prendere dei raise, perché di solito quando fai le domande, soprattutto agli spiriti dell'aria, sono tanto sibillini. Però tu puoi peggiorarti il tiro e a quel punto possono essere molto più specifiche. Entrano spesso persone in questa foresta o è strano? Non è inusuale, però non è nemmeno una foresta di passaggio. Okay, così. Non faccio nessun raise, semplicemente mi metto in concentrazione, diciamo, nel prato, nel giardino curato di casa e cerco di ascoltare e pregare il Kami dell'aria affinché mi dica qualcosa su quello che sta, su chi sta entrando, quantomeno le loro intenzioni. Mi interessa sapere esattamente chi sono. E lo spirito dell'aria ti dice: è un tuo vecchio amico, è venuto per uccidere uno stregone. Io loro va bene. Vabbè, allora sono qua per uccidere me. Interessante. Ok, mi preparo. Umon, vedete che va abbastanza spedito nella direzione dove comunque sa essere la residenza del demone della foresta. Ah, è un mio vecchio amico, quindi levo tutte le trappole che avevo messo. Ok. Per sicurezza. Da buco morto. Che arrivate con le gambe squarciate o cose del genere. Esplosi, annegati. E dopo un paio d'ore che camminate nella foresta, vediamo se lui riesce a orientarsi in maniera decente. La casa più vicina no, è un paio d'ore nella foresta. Sì, che eremita sono se mi metto... In effetti. Cioè, al bordo. Vabbè, non è che può stare in città. Vi porta con abbastanza sicurezza verso il centro della foresta. E in effetti... A un certo punto vedete che c'è una piccola radura dove c'è una casa. Descrivi com'è casa tua. Beh, una semplice baracca, un po' ristrutturata, con vari simboli. Notate che anche agli alberi attorno sono appese delle cose che non sono di bellezza, chiaramente. Avete, penso, notato, in base alla vostra sopravvivenza, che sono state levate delle trappole di recente. Di che tipo? Beh, vedete semplicemente il tronco, il classico tronco, oppure tipo la buca per terra che è stata coperta le foto, altre che foglie è stata tolta per vedere che c'era una buca, c'era buca, okay. Però è stato fatto da poco. Vedete dentro la casa un fuoco, tipo un camino, quindi c'è qualcuno e basta, niente di... forse c'è un gatto. Okay. Io prima di entrare nella radura mi fermo.
C'è un gatto che ti attende fuori. Guardo bene le cose intorno agli alberi, guardo bene le trappole che sono state tolte, perché di solito si tolgono le cose dalle trappole perché poi ce ne sono altre. Dici, ah, così allora possiamo entrare. E poi c'è quella che te frega. Chiaro. Quindi controllo bene in giro. Ok, fai una prova a questo punto di investigazione. Caccia? No. Investigazione è proprio un'abilità, no? Sì. Bello che noi non facciamo i raise, noi contrattiamo. E quello è il nostro raise. Il raise è giocare a poker col massimo. Non esplode, 20. Ok, è comunque sufficiente per darti una... non sei sicuro al 100%, però sei abbastanza confidente nel fatto che non sia una trappola ad aver tolto le trappole. Okay. Ti sembra proprio che qualcuno vi stia aspettando. Lascio passare Umon. Umon si fa avanti, mette proprio piede nella radura. E tu dove ti trovi in questo momento? Appena mettono piede nella radura, sbuco fuori dall'uscio della casa e mi metto davanti a osservarli. Riconosci Umon? Sono 4 anni che non vi vedete, però è difficile non riconoscere la maschera del tuo vecchio compagno. Bene, mi faccio vedere, lo guardo finché non arriva a portata di voce. Lui si sta facendo avanti lentamente, vedi che si ferma a una ventina di metri da te. Fa un inchino. Mi inchino anch'io. Umon San, quanto tempo? Akuma San, è sempre troppo il tempo che passiamo separati. Ti ho portato i miei compagni con una richiesta, ma prima ti chiedo di accettare questa bottiglia di sake. Oddio. Mi avvicino, la guardo. È tanto tempo che non bevo sake. Chi sono i tuoi compagni? Lui è Hida del Granchio. Faccio un lieve inchino. Hida-sama. Rispondo all'inchino. Alla sua destra si trova Kitsune-sama. Io sono praticamente alla fine della radura, appoggiata a un albero, gambe in parte incrociate, e gli faccio un cenno con il capo. Pensavo mentre sta così il un tasco. Insieme a lui si trova anche Xiang-sama del clan del drago. Mi vedi alquanto emozionato perché mi ha dato del Sama. E con loro c'è anche Kakita. Faccio un leggero e non aggiunge di... niente a Kakita. Ovviamente. Mi accorgo di questa cosa, faccio comunque un lieve inchino e poi gli dico: Umon-san, i tuoi compagni sono i miei compagni, siete tutti benvenuti in casa mia, seguitemi. E dentro. Io scuoto la testa. Ma il sake l'hai preso? Ah, giusto. Non posso accettare. Ecco. Io mentre lo stavo a prendere così, prima che lo ricordasse, ero lì attento per vedere se... E poi in realtà se lo ricordavo. Insisto, è un dono del Daimyo Matsu del clan del leone. Avete fatto un viaggio faticoso. Forse è meglio se lo bevete per rifocillarvi. Mi sembrerebbe scortese bere nella casa del padrone senza che lui abbia prima accettato un mio dono. E una? Avete ragione, come sempre la vostra saggezza è rimasta intatta negli anni. Lo berremo dunque assieme, venite. Ed entra. E entrate nella No, nella io casa. Quando lui è girato e sono tutti dentro, prendo dal volo un pennello e scrivo su uno dei sigilli dove probabilmente c'è scritto tipo via, metto una parolaccia che si usa con lo stesso kanji e ce l'aggiungo e diventa succa e poi entro. Ed è metallo e poi entro. Sì, è tipo si può, il suo caso è Kai e Sukai. Ah, certo, Sukai al passato remoto sembra giusto e poi entro tutto quello.
L'ultimo a entrare in casa è Kakita, che è quello che è stato presentato senza nessun titolo onorifico. Infatti, che è quello un po' più strano del gruppo, perché per quanto Xiang sia un monaco pelato con i tatuaggi, è comunque una persona con un certo portamento. Kakita è una persona invece che è in contrasto con se stesso. Da un lato vedi che ha un portamento estremamente nobile e regale, ha i capelli bianchi di uno della gru, ma ha una folta barba che è completamente inusuale, ha una benda sull'occhio e una delle due spade che porta al fianco è di bambù. Molto particolare. E l'altra spada che ha sembra che ci siano delle incisioni fatte da un bambino di 6 anni. Ma qualcosa che io sappia, qualcosa di queste stranezze potrebbe essere sintomo di corruzione? Fai un tiro di conoscenza. Lore. Ah, ok, questo? Sì. 4KK. Questo è un 1-10. Si vede che siete amici. Questo è un 1-10. Non vedo da qua. Sono dadi illeggibili quanto i miei. Sono 25. Infatti sto dicendo, sembrano dei dadi tuoi. È un 10, nero su perché blu, l'uno è dall'altra parte. Allora è 25. Questo esplode, quindi lo devi ritirare. Quindi ritira. Sì, c'è l'abilità. 30. Ok. Amici, i dadi ancora più leggibili dei suoi, ma... No, in genere è difficile che siano segno di corruzione questi gesti. Ti sembra che siano deliberatamente fatti per evidenziare il fatto che lui non è più un samurai. Quindi è un Ronin. Potrebbe essere un Ronin, diciamo. È più probabile che sia un Ronin. Va bene, li faccio accomodare, semplicemente è una casa molto semplice, quella di un eremita. C'è il fuoco che arde nel camino, ci sono delle panche, le sedie. Mi siedo in una panca lontana probabilmente dal non ci si siede sulle sedie, quindi immagino che ci si sieda, ci sono i cuscini. E immagino che si serva il tè in queste situazioni, quindi metto su un tè. Vedete chiaramente che i miei modi non sono quelli di un courtier. Non sono abituato, diciamo, alle frivolezze. Non vi dico neanche che sto preparando il tè, ma lo vedete. Io sto facendo delle cose a casa. Quanto questo qui immagino che lo sappia con cortigiano 2 etichetta 1, senza tirare. Perché non lo sa Roberto, ma tu Claudio lo sai sicuramente. Aiutarlo a fare il tè è un affronto, perché lo sta facendo lui, non fatti gli affari tuoi. Con una persona che vive così lontano da qualunque altra persona, in mezzo al nulla, in una baracca degna di Kakita, no, probabilmente non è un grande affronto. Potresti quasi tirar fuori le bustine della Twinings e ti ringrazierebbe. Hai già fatto tu, bella. Probabilmente sono erbe che ho trovato nel bosco, non è che sia il tè di qualità. Non ce l'aspettavamo. Erbe. Lascia che la volpe ti aiuti. Gli spiriti del Cicusciuto sono sempre attratti da questo tipo di cerimonie. Prego, fate come se foste a casa vostra. E io faccio una pseudo cerimonia del tè mentre loro chiacchierano. Ma poi servo la tazza, quella che in teoria immagino sia quella del più importante, a Kakita. Ok. Esiste il corso. Mentre facciamo tutta la cerimonia. Ok. E poi c'è la cerimonia del tè? Sì. Ok. E dopo a Umon. Prima a Kakita e poi a Umon. Ma veramente? Ah no, cerimonia del tè, ho 2 di cortigiano. Però se posso prendermela con i PX l'avrei voluta prendere. Beh, ti costa uno prenderla. Sì, però prenderla adesso. Ok. Esiste il corrispettivo di fumare la pipa? Sì, assolutamente. Ed è una cosa che i samurai di alto lignaggio tendono a fare di nascosto, ma tu non sei di alto lignaggio. Io sono in mezzo al bosco. Ma che cazzo. Quindi niente, vedete che mi piazzo su un cuscino un po' più al centro, un po' più centrale, in modo da poter vedere tutti. 15. E inizio a fumare questa specie di pipa. Però più che farla bene, io voglio usare, non so se è il caso sincerità o forse cortigiano, per servirlo. È assolutamente cortigiano. Sì, per servirlo nel momento, adesso immagino che loro inizieranno a chiacchierare mentre io preparo. Servirlo nel momento in cui Umon non può ribattermi perché sta parlando con qualcuno di qualcosa di importante. Quindi ritardo l'azione a quando. Fa anche la prova di cortigiano.
Una cosa importante, mentre vi sedete, vedete, cioè, iniziate a rilassarvi, a prendere confidenza con l'ambiente, vi accorgete che è un posto molto mistico, fra virgolette. L'atmosfera che c'è qua dentro è quella di un posto dove sono stati evocati kami o comunque c'è un senso di riflessione, mettiamola così. Nonostante questo vedete comunque degli oggetti molto spartani, probabilmente una caccia, comunque è il posto di una persona che probabilmente ha combattuto. Ci vorrà un po'. Nel frattempo credo che i lupi possano chiedere quello per cui sono venuti. Chiedete tutto quello che vi volete. Immagino che non siate venuti fin qua per bere un tè. No, sarebbe stato molto più comodo restare al palazzo del Daimyo nonostante le nostre vite fossero in pericolo. La tua vita fosse in pericolo. Anche le vostre, non dato che la avete nostra aiutato sia me. Da meno. Non sono io da solo che ho ucciso la vecchia Bayushi. Kakita, come mai non porti il wakizashi? Effettivamente è stato Xiang. Prima che inizino a parlare fra di loro, cerco di interrompere questo scambio rivolgendomi al Kakita per capire innanzitutto come mai non è un samurai. Io sono già morto, non sarebbe degno per un cadavere avere un simbolo di ricchezza e nobiltà. Credo di capire. Bene, ditemi dunque il motivo della vostra visita. Uno si fa avanti, dice: stiamo cercando prove e indizi che ci portino nel ventre dello scorpione a capire chi mi vuole morto e perché questa persona che mi vuole morto ha deciso di sfruttare una vecchia conoscenza di questo gruppo come tramite per nascondere le proprie intenzioni. Credo che qualcuno l'abbia costretta con della magia del sangue. Quando dice queste parole vedete che per un attimo passa qualcosa fra gli occhi del vostro ospite, come se si rabbuiasse, e riflette per un po' fumando e poi dice: quindi vi state dirigendo verso i territori dello scorpione? Il nostro fine ultimo è giungere nelle terre dello scorpione, ma ci serviva più che una guida, qualcuno che illuminasse la nostra strada. La strada la conosco, ma i pericoli che ci sono intorno al momento sono nascosti. I lupi hanno anche bisogno di qualcuno che sia più informato dei singoli lupi su questo argomento. No, i lupi non conoscono molto del sangue se non il suo odore. La magia del sangue, dunque. Come mai sospettate che qualcuno ne abbia fatto uso? Gli spiriti hanno donato alla volpe la possibilità di percepire cosa percepiva la creatura, la donna di cui stiamo parlando. E tutto quello che è successo è molto strano, in quanto non appena la volpe, grazie agli spiriti, è riuscita a trasformarsi in questa donna, faceva fatica a muoversi, le zampe erano quasi paralizzate. È impossibile che quella vecchia potesse muoversi così agilmente e avere quel contatto con gli spiriti, con la fragilità del corpo che si trovava. Posso riprovare a riconoscere questo tipo di... almeno per sapere se è davvero magia del sangue? Sì. Corruzione, Mao. Allora, fai un tiro... sempre lore teologi. Tu hai la specializzazione su... Spellcraft, però. Io ho Spellcraft. Fallo su Spellcraft. Ok. Quindi in questo caso ho fatto 10. Esplode. Quindi questo è un 15... ed è un dado. Questi qua. No, questo no. È un dado perché è esploso. Ok, allora aggiungo anche un 3. Esatto. Quindi ho fatto 25. Sai che esiste un incantesimo che alcuni dei Mao Tsukai del passato usavano per giungere fino a corte dove loro non potevano accedere e assassinare persone non visti.
non mascheravano la propria presenza diventando invisibili o fluttuando sopra alle piante, ma prendevano possesso del corpo di qualcun altro e lo manovravano a distanza. Ok, però lo manovravano a distanza, tipo robot uccisore. Sì. Non che lo possedevano e lo controllavano da dentro. Quella è l'incantesimo che era diffuso. Magari uno stregone che ha una conoscenza più vasta potrebbe aver migliorato questo incantesimo possedendolo addirittura da dentro. Vabbè, io non lo so, ma è solo per chiarezza mia da fuori. È tipo drone o tipo già la magica? Allora, quello che conosce lui è proprio tipo il Puppet Master. Quindi tipo muovi drone. Il suo corpo, cioè, tipo drone. Da fuori, che lo muovi da lontano, al massimo puoi prendere tipo la sua visuale, eccetera, ma non sei tu dentro di lui. Esatto. Okay. Però, dato che quello era un incantesimo abbastanza diffuso tra gli stregoni del sangue, uno che magari ha studiato molto approfonditamente o è in contatto con qualche demone che gli dona poteri. Dei poteri maggiori, cioè, potrebbe arrivare più avanti. È possibile che ci sia qualcosa del genere? Capisco. Le tue conoscenze? Sì, conosco un'antica magia che potrebbe fare ciò. E sì, vi confermo che deriva dal Mao. Ma chi potrebbe averlo usata secondo voi e perché? Questa è una domanda a cui non abbiamo ancora una risposta. Sicuramente chi l'ha fatto voleva morto me. E ha sfruttato una mia debolezza e un mio segreto di cui nemmeno io ero a conoscenza per rendere la cosa plausibile per tutti. Questo che parla è lui? Umon. Quindi il mio amico. La Volpe non vorrebbe complicare la questione, ma la Volpe si è domandata: e se il potere della vecchia fosse stato quello di fare darsi da sola quella forza? E stiamo andando dalla parte completamente sbagliata. Sono certo che nella magia del sangue la Volpe è sicura che ci sia qualcosa di simile, in grado di rendere arzillo e giovane un corpo ormai decrepito. Penso di sì. Sì, cioè, ma usare la magia del sangue su se stessi porta alla corruzione. Chiaro. Quindi ci sarebbero stati dei segni visibili. Soprattutto probabilmente avresti dovuto notare dei tagli. Le maniche di questa anziana signora erano lunghe o corte? Quando la barriera d'aria che ha creato ha spazzato tutto, si riuscivano a vedere, ma i dettagli ormai sono persi, probabilmente anche nella memoria degli spiriti. Allora, io ero lì in meditazione. Ma è difficile, ma ce l'hai detta, scusa, la cosa della corruzione? Sì, sì. Cioè, sì, ovviamente parlo di questo. La Volpe ha quasi può avere, per quanto si può avere la certezza in questo mondo, che non fosse corrotta la vecchia. Quindi forse allora la prima strada è quella giusta. Io, siccome stavo ascoltando i discorsi che stavano facendo, cerco con meditazione di concentrarmi, di rivivere il momento di quando ero in battaglia e ho attaccato la vecchia Sherlock. E al contempo entra nel castello mentale, nel castello mentale, esatto, di capire le percezioni che ho sentito, le percezioni che ho avvertito durante la battaglia, e se il chakra della vecchia era diverso rispetto a un chakra di una persona normale. Ok, fai una bella prova di meditazione. E ci spendo un void. Into the void. I wanna get away, get away. Se no poi mi tagliano il video. Salute ai Kiss. 3, 4 tengo, quindi 21, 26. Ok, allora, cercando di ricordare nel dettaglio la scena, riesci a visualizzare bene che cos'era successo? Non cerco di concentrarmi su tutta la scena, ma su quando l'ho colpita, perché c'è stato il contatto fisico, in quel momento posso aver percepito il suo chi. Ed effettivamente
c'era qualcosa di strano. Hai pensato che fosse in parte dovuto al fatto che vi stava attaccando, quindi la sua, il suo istinto omicida fosse più alto del normale? Che fosse magari addestrata a cercare di mascherare le proprie intenzioni, che quindi stesse mascherando il proprio chakra in qualche modo. Ma adesso che ci fai più attenzione, cerchi di concentrarti di più, effettivamente è anche possibile che quello che hai sentito tu fossero in realtà due chi, di cui uno praticamente copriva e si mischiava con l'altro, rendendo difficile individuarlo, però renderebbe più chiara la situazione. Chiaro. O almeno per me è chiaro, quindi, che no, è chiaro per me, quindi, che cioè Xiang vi dice, mentre sembra assorto nella sua solita meditazione, che sembra un menefreghista, ma in realtà è solo sempre immerso nei suoi pensieri, prende parola all'improvviso mentre voi parlate e conferma più o meno quello che tu avevi appena asserito. Sì. Due erano i ci presenti nella vecchia. Due forze vivevano nello stesso corpo. Questo almeno è quello che ricordo di aver avvertito quando l'ho colpita. In questo momento immagino che Umon sia distratto mentre lui dice questo. Allora completo la cerimonia del tè in modo che tutti quelli che faccio vedere con rapidità di mano cerco di non far vedere a Umon, in modo che se ne accorga solo dopo di quello che è successo. Che maestria. L'ultima volta che ha fatto così c'è stato un puttana di cena. In realtà casualmente ho creato la situazione perfetta tatticamente per quello che volevamo fare. Ma per caso? Eh? Ma per caso? Per caso, sì. Mi dice Isawa ti ascolta con attenzione. E poi vi dice, quello che mi state dicendo non è privo di rischi, ma suppongo che se vi siate imbarcati in questa missione sia per difendere l'onore dell'impero da queste forze oscure che io anche ho giurato perché, di combattere. Anche perché qualcuno si è finto un emesso imperiale per cercare di compiere questo atto. E ha portato alla morte, immaginiamo, un sacco di scorpioni che probabilmente pensavano di seguire un ordine imperiale. Assolutamente. Chi si è macchiato di questo crimine? Questa è una domanda che i lupi stanno ululando al padrone di questa casa. Vi è forse possibile, tramite gli spiriti, intercedere e chiedergli se tramite un oggetto posseduto dalla persona voi potete avvertire le ultime cose che sono capitate a questa? E certamente è possibile farlo. Purtroppo questa pergamena non è in mio possesso, ma sono certo che la volpe ha notato i sigilli che ci sono qui intorno. La tua istruzione è stata particolare. Come avrete notato, mi sono dato alla vita solitaria per proseguire i miei studi nella ricerca del legame con i cani, ma consultare le divinità deve essere fatto con rispetto. Quello che mi state chiedendo credo che sia assolutamente una nobile causa, quindi avete il mio aiuto in ciò che chiedete. D'altronde sono anche contento di poter riprendere il mio viaggio nel Rokugan. Io a quel punto... Esiste un modo per fare quello che dice Xiang. Purtroppo, come dicevo, a meno che non sia in possesso del nostro nuovo compagno questa pergamena, potremmo comunque chiedere agli spiriti. Quanto conosco dell'esistenza di questo, sicuramente gli spiriti lo conoscono, il Chikushudo è tutto collegato. Sarà più difficile. Dobbiamo infastidire gli spiriti per chiedere di fare un incantesimo che non abbiamo. Ah, capito. Fuori dal gioco. Però c'è perché l'avevo letto, immagino. Ma che tu lo hai sappia questa pergamena? No, non ho la pergamena. Ma abbiamo l'oggetto. Scusa, in gioco. Abbiamo l'oggetto. Non ho pergamene, ho detto che avevo un oggetto sicuramente appartenuto a questa persona. Legato a lei
in vita. Che io sappia, una cosa fattibile quella che sta proponendo la volpe. Sì, non è impossibile. E probabilmente, dato che tu non hai ancora scelto l'affinità a cui. Quindi sceglierò quella che mi serve. Però secondo me puoi scegliere quella dell'aria, perché sarebbe anche divertente, perché io sono intollerante all'aria. Beh, io ho aria e fuoco come cose principali, quindi ci potrebbe anche stare. E io aria sono molto carente. Quindi probabilmente l'avrei scelto. Bene, prima di procedere abbiamo deciso di fare un brindisi per propiziare questo rito. Propongo dunque di bere il sake che il mio compagno Umon mi ha portato. Alleluia. In questo momento in questo momento Umon si rende anche conto della... Lo dici alleluia? Sì, sì. Cioè, non scoppio a ridere. Non dico alleluia, certo. Dico era ora. Il corrispettivo non... di... Idasama. Beh, io scoppio a ridere prendo il sake. Che è anche tanto che non bevo, quindi... Addio. Distribuisci dei bicchierini, delle tazzine di legno, scavate da te probabilmente. Sì, esatto. E le riempi con il sake, lo distribuisci a tutti. Tipo così. Lo distribuisci a tutti e Umon alza la sua tazza e dice: al ritrovamento di vecchi amici, alla nascita di nuove amicizie e alla sconfitta dei nostri nemici. Arr. Kanpai. 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 E butta giù il sake. Ah. Io mentre stavo studiando le mie pergamene, prendo sollevando la maschera, ma sì, senza togliersi. Prendo il sake dopo che tipo ho brindato in ritardo, faccio il brindisi in ritardo, bevo perché stavo studiando le pergamene, faccio... I cami dell'acqua potrebbero aiutarci. Bene, bene. Conosci questa Panku? Era conosciuta come la foresta del fiume profondo, quindi suppongo che siano le condizioni migliori per fare ciò che state chiedendo. Forse dovremmo cercare un punto più affine agli spiriti. Conosco naturalmente queste zone come le mie tasche. Conosci Panku? Cos'è Panku? È il nome dell'incantesimo. Riflesso, sì, riflesso di Panku. Conosco Panku. Penso che sia la versione di Mordenkainen di Bigby, eccetera, eccetera. Ho scritto io la pagina su Wikia. No, la sua affinità con gli spiriti dell'acqua gli permetteva di. Ricordo il maestro Panku. Di ricordare e di attingere ai ricordi che sono insiti in qualunque oggetto. Non conosco quella pergamena, quindi forse avrò bisogno del tuo aiuto. Uno dei cami dell'etere intanto chiede: ma Roberto De Luca, intollerante all'aria uguale asma? No, hai sbagliato l'orifizio. No, peggio. No, dico no solamente perché sennò mi sarei preso i punti del difetto. Ecco. Però ci potrebbe volere del tempo. Beh, che ore sono? Possiamo... Pomeriggio. Io vi dico fate pure. Siamo qui per trovare risposte. Bene, ci serve l'aiuto di tutti. Prima che cali la notte sarà il caso di recarci al fiume. Io intanto mi avvicino a Ida. Io? E gli do il mio bicchierino di sake. Che mi svuota lui per me. Oh, grazie. Lui è già al terzo in realtà. A un certo punto ha preso la bottiglia. Vabbè, io almeno due o tre. Io mi sono bagnato le labbra. Io non ho praticamente niente da fare. E soprattutto con gli spiriti non ci parlo. Quindi vado avanti a bere. No, difatti io voglio mandare Ida e Xiang. Voglio sapere, spiriti dell'acqua, quali sono i sacrifici migliori che loro potrebbero andare in giro a raccattare mentre noi facciamo tutto il rituale, quant'altro? Ok. Cosa ti racconti? Fai un tiro di spellcraft. Se c'è da tagliare la legna, voi due mi sembrate molto adatti a tagliare la legna. A cazzotti. 8, 23. Per un kami dell'acqua in genere si sacrificano delle cose che è difficile che arrivino in un fiume, in questo caso, perché state cercando di contattare quindi il kami persone, del fiume. No, è abbastanza facile. No. Umon. Quindi... magari delle piante lo che scorpione, il fiume, la rana, esatto, una buona idea. Delle
delle piante che magari si trovano lontane, che hanno dei bei fiori e che non arrivano mai al fiume perché sono troppo lontane. Ok, allora dirigo loro e anche Umon a sto punto. Kakita. Umon non si muove di un millimetro. Allora ti dico, sarebbe il caso di trovare questo, potrebbe aiutare il rituale. Va bene. Deflorate tutto quello che c'è. Io mi porto la bottiglia dietro. Ok. Tu riesci a versarti un bicchierino, un ultimo bicchierino, prima che lui prenda la bottiglia. Sì, certo. Definitivamente. Aspetta, ma la bottiglia era stata regalata a lui? Sì. Hidasama, è un regalo per il nostro nobile anfitrione. Ah, giusto. Ne verso altri tre bicchierini e poi mi porto via. Vi prego, Hidasama, fate come se foste a casa vostra. Se ne è già andato la bottiglia. Io devo dar da mangiare al gatto adesso. Miau. Vedi che sta girando intorno alle gambe di, esatto, Kitsune. Io quando vedo il gatto do una gomitata a Kitsune e gli dico: anche quella non sta vicino ai fiumi e odiano l'acqua. Non dico niente e vado qua a seguire lui. Avete presente, per chi ci ascolta, ha visto la scena, il meme del Romino che solleva la vitina per dire qualcosa e rimane a bocca asciutta, esatto. È quello che è successo. Uno degli sticker più usati nel gruppo di Telegram di Pappo, sì. Esatto. Va bene. E se vuole, immagino che lui sappia la strada migliore per il fiume. Sì, con Kakita, chiami? Ovviamente. Akuma. Akuma è il soprannome che gli è stato affibbiato, che vuol dire il demone. Ok. E invece? Izawa. Ryuk. La famiglia è? Izawa. Izawa. Allora, voi uscite a questo punto. Si chiama Ryuk come... Era Ryuk, ragazzo. Come quello di... Death Note. Di Death Note. Favole, ma hai detto che mi chiamano Akuma, quindi ho scelto Ryu. Giusto. Giusto. Ci sta. Il nome è N. Voi uscite quindi a cercare qualche cosa, qualche pianta particolarmente... O gatti. Qualche pianta particolarmente bella. Bolli sono fieri di te. Se troviamo dei pesci gatti nel fiume, facciamo tombola. Ma sono sempre nel fiume, noi dobbiamo trovare qualcosa. Però un sarago. Qual è il sacrificio, la cosa rituale che potrei fare? No. Posso sceglierla io? C'è, cioè, qualcosa di particolare per questo tipo di incantesimo? Un tonno. In un fiume. Appunto, è la cosa più lontana. Qual è la cosa più lontana? Hai mai sentito dei tonni che risalgono i fiumi? I salmoni al massimo. No, il salmone non è un sacrificio. No, infatti. Allora, per propiziarti questo incantesimo, quindi il kami dell'acqua, oltre a sacrificargli qualcosa di lontano dal fiume, che il fiume non può raggiungere, potrebbe anche essere duopo cercare di purificare la zona intorno al fiume, magari attaccando qualche altro sigillo in modo da tenere presenze maligne ancora più lontane. Certo. Come segno di rispetto al kami. Certo. Bene. Poi magari porto anche un oggetto, perché tanto penso che questa baracca non mi servirà mai più. Chi se ne frega. E dà fuoco alla baracca. E do fuoco alla baracca, perché sono anche un piromane. E per concentrarmi la guardo bruciare. Attento a quello che chiedi, che io posso fare. Beh, se fosse stato il kami del fuoco sarebbe stata una figata pazzesca. Assolutamente sì. No, beh, prendo... Incendiamo la foresta. Prendo una cosa, cioè, praticamente porto un dono al fiume. Sostanzialmente porto un dono al fiume, prima di fare... Quindi prendo qualcosa da casa. Tipo delle erbe, qualcosa che possa, che ovviamente non inquini il fiume. E poi li accompagno, immagino che io so la strada. Andiamo. Esatto, quindi Umon, Ryuk e Kitsune vanno direttamente verso il fiume. Gli altri tre vanno alla ricerca di qualcosa da sacrificare. Esatto. Quindi adesso... ce l'ho una cosa figa. Prendo una katana di bambù, che era la parete, che era il simbolo, diciamo, di questa baracca. Se e poi la farò galleggiare sul fiume, perché, come dire, abbandono questo posto. Kakita ti guarda soddisfatto, sì. Guarda la sua spada di bambù, guarda la tua e fa un cenno di approvazione con la testa. Allora, Kaku e Xiang, yes. Fate una prova di
o investigazione, mm-hmm, o di percezione. No, non state cacciando, state proprio cercando piante. Appunto, non è caccia. Ha capito. Caccia è sapersi nascondere, saper aspettare il momento giusto. Percezione. Medicina, perché in medicina c'è la specializzazione sulle erbe. Ok. Può starci? Ci può stare. Giusto perché tengo tre. Ci può stare anche perché ti viene in mente che se trovi una pianta che viene usata per purificare le ferite e la usi per purificare il fiume, può essere il segno di rispetto. Ti dirò, visto la volta scorsa. Tanto non ci si può aiutare, quindi ognuno tira per posso... sé. Posso. Adesso la butto ignorante, poi tanto al massimo faccio percezione e basta. Posso usare games con l'enfasi sulla fortuna perché vado completamente a caso? Azzardo? Beh, l'ultima volta con la rana ha funzionato. Sì, con la rana ha funzionato. Qua c'è di mezzo un fiume. Ok. Boom, shakalaka. Beh. Anche di color diverso, perché così lo sai. Fantastico. Dai, 20 è quella. Che tanto. 2. Parecchio. Tiravo 5, tengo 3. Così, giusto. 14. 29. Ah no, ho fatto 29. Tra Kaku e Xiang trovate una serie di fiori che effettivamente difficilmente cresceranno vicino a un fiume, perché sono fiori che crescono a ridosso delle piante, sono dei parassiti praticamente, ma fanno dei fiori molto belli e quindi è difficile che su un fiume arrivi un fiore del genere. Ne raccogliete una manciata, giusto per essere più sicuri. Ok, io li tiro su e viene su tutto. No, arrivo io. Arrivo con il mazzo, con un arbusto. Esatto, la radice attaccata con la terra. li porgo a Xian proprio dritti di pugno. Che invece li ha raccolti in un fazzoletto. No, penso di avere il kit da erbalista, perché avendo erbalismo, okay, almeno l'unica penso lama che ho. Lo guardo, ne vuoi ancora? Se ne trovi, finché le sbarbi la radice va bene. Va bene, vado. Torno con un tronco. State comunque in giro più o meno un'oretta alla ricerca di qualcosa di utile. E voi gli avete lasciato delle indicazioni su dove venire? Spero di sì. Io torno alla baracca. Può essere anche che no, perché non sono abituato a che fare con la gente, quindi io gli ho detto seguitemi. No, no, non hai detto niente. No, io torno alla baracca. Tu cosa vuoi? Io sto preparando tutto il rituale, mentre gli spiego a lui come funziona l'incantesimo. Gli spiego a lui come dovrebbe funzionare l'incantesimo. Perché ovviamente l'incantesimo non funziona così. Però io lo voglio spiegare come se fossi certo di come funziona e convincerlo che è così che funziona. E farlo meditare e far tutto, e mentre lui è occupato io preparare il rituale dell'incantesimo, che non è dell'acqua di rank 1 ma è di rank 3 del vuoto. Ok. Voglio però cercare di convincerlo che in realtà stiamo facendo quell'altro. Signore. Ma cosa sta succedendo? Guarda, ho appena scritto un legame perfetto per questa situazione. Poi se qualcuno vuole sapere il perché glielo spiegherò, ma perché l'incantesimo quello dell'acqua ti permette di identificare un oggetto. Quello di leggere l'essenza di un oggetto e vedere l'ultimo evento grosso che è accaduto nel passato. Quindi Auspex di vampiri. È l'incantesimo del vuoto. Sì. Moriremo male, moriremo tutti. Madonna. Travolti dagli spiriti del vuoto che risucchiano la vostra anima nel vuoto. E soprattutto mentre faccio questo, visto che io inizio a preparare l'incantesimo, infastidisco gli spiriti. Già. E per forza non ce l'ho l'incantesimo. Scusa, ma se mi spieghi tutto ciò io non posso dirti di farlo tu. A me non te lo voglio spiegare. Ah, lui ti spiega un'altra cosa. Lui spiega un'altra. Ti prende per il culo. Sei nella merda. Sì, però se lui continua di farmi assistere. Se mi spiega, io gli dico. No, io anche per rispetto. Io voglio cercare di farmi assistere in un rituale del vuoto senza fargli capire a lui che è un rituale del vuoto. Ok, e allora fate così. Tu fai una prova di cortigiano, che è sostanzialmente mentire. Secondo me non c'è bisogno. Sincerità, perché non è vietato l'incantesimo del vuoto? No, però lui ti voglio fare un trick.
ti sta voglio farti invocare gli spiriti del vuoto mentre tu sei convinto di invocare quelli dell'acqua e vedere anche come reagisci quando poi ti trovi magari sta perculando, non ti sta convincendo, ti sta perculando, esatto. Sì, non è una roba corrotta, però non è quello che dovete fare, esatto. Però uno spectra e tu fai un tiro di spectra, chi fa più alto dei due percula l'altro. Io ho 5k3, io spendo un punto vuoto per farlo. Addirittura per questo sì, poi quando gli serviranno per fare effettivamente l'incantesimo. Io non spendo niente perché non ha senso che io spendo qualcosa, io sono convinto che non mi sia. No, io sto spendendo un punto vuoto per aggirarti, non per fare incantesimo. Sì, infatti io non lo spendo per capire meglio, perché io non lo so. Che cazzo me ne frega? Ho fatto 2-10 però. Tira anche due dadi. Tira due verdi, ce l'ho fatto io. Un altro 10. E riapre! E mi sa che capisco. Cos'è un altro 10? No, tira anche questo. Sì, ciao. Io ho fatto 27. Io ho fatto 72. 10, 20, 30, 40, 40, 48. Mentre sto scrivendo vuoto e sto cercando di cambiarlo in acqua, facendoglielo leggere al contrario, la V. Non mi perculerai mai più. Cioè, tipo, io sono lì che ti ascolto, vedi che comincio a fare questa faccia. Certo. E quindi così è che deve essere. No, fatto. Vado avanti ad ascoltarlo tutto il tempo con questa faccia. Perfetto, allora iniziamo. E io inizio a fare il rituale. Ok. Senza qualcosa da sacrificare? No, inizio a prepararlo, okay. Perché devo infastidirli. Io quindi... lo lascio preparare tranquillamente. Tu però vedi chiaramente che anche sì, che sto preparando in casa del vuoto, perché sto mettendo proprio i nomi degli spiriti. Ho modo di aiutarlo a fare quello che sta facendo, facendogli capire che ho capito, ma senza dirgli guarda sei uno stronzo, perché comunque sono onorevole. Sì, quindi... allora fai un'altra prova di... anzi... cioè, semplicemente lo aiuto e lui dovrebbe capire che io ormai ho capito. Chiaro, no, beh, ma secondo me è facile, anche perché io ti ho detto magari traccia il simbolo dell'acqua in questo modo, perché io poi io passavo e te lo cambiavo. Io traccio il simbolo del vuoto. Simbolo del vuoto direttamente, quindi è molto semplice. Anzi, lui mi dice traccia il simbolo dell'acqua, faccio il simbolo del vuoto e poi gli dico Kitsune-san, crede che questo vada bene? È corretto il modo in cui l'ho tracciato. Ti prego, con onestà su. Guarda, io prendere per il culo. No, io sto fermo a guardare. Non c'è bisogno che tiri. Guardo il simbolo. Vedrete una gocciolina che di sudore. Assieme riusciremo a fare ciò che dobbiamo fare. Questo però non è un simbolo dell'acqua e continuo a fare il rituale però girandomi cercando gesti. Sei col gocciolone esatto, in imbarazzo mentre faccio la cosa. Ok. Benissimo. Allora, lui ha fatto talmente tanto di spellcraft per capire 50. Che lo stavi perculando che hai fatto un molto meglio perché l'avevo fatto a hai caso. Hai un race gratis. Anche perché ne devo fare 5. Ecco. Uno, cioè, uno io l'ho corretto nel fare sì, le cose. Sì, mi aiuta. Praticamente. Allora davvero, davvero. Che tenevo è perfetto. Io tenevo 5 quasi, esatto. Però 4. Però c'è allora, importuna 4. Ah. Ho spento un punto vuoto. No, 4 ritorna a 5. Scusate, perché è importunare gli spiriti. Devo spendere commune. Ci vogliono 5 minuti. Ci vogliono 15 minuti praticamente di invocazione. E poi devo fare spellcraft importunare per il vuoto. C'ho un bon lui mi dà solo un race free. Se arrivano anche gli altri con il sacrificio, lo convertite in qualcosa di io utile. Aspettavo di concludere. Guarda, io il tutto per prepararmi, diciamo, spiritualmente, vado al fiume a fare questo rito di lasciare la katana. Ringrazio lo spirito del bosco che mi ha ospitato in tutto questo tempo. Lascio giù la katana e poi torno per fare il rito. Sì, okay. Io intanto inizio a preparare tutte le cose quelle precedenti. Che torno... Visto che non ho mai usato questi incantesimi, ce n'è uno che si chiama Clarity of Purpose. Cioè, sostanzialmente mi dà un bonus. Okay. O dà il bonus a qualcun altro. Visto che si sta facendo qualcosa alla fine per combattere il Mao a cui ho giurato di combattere, vorrei provare a fare questa cosa per darmi un bonus. Sì, assolutamente, è un'ottima idea. Però non l'ho mai fatto, quindi devo capire come si fa. Di che anello è? Acqua. Ok. 3K2, 2 round, personale. Ok, quindi fai 3K2 di tiro. Ok, quindi ho 12. Ok.
Credo che sia 10 di base. Qual è? Di che rank è? 1. Okay. Rank? Livello 1. Sì. Clarity of Purpose. Sì, allora... 10. Vabbè, ho fatto 12, quindi... Per due round hai più 5 all'iniziativa. No, tutti gli alleati entro nell'area hanno più 5 all'iniziativa. Senza lo, io sto aiutando. Sì, in realtà non ti dà il più 5 all'iniziativa, ti dà un altro race gratis, sì, okay. Perché è stata una bella idea. Ok. Io invece perdo tutto tempo a preparare, a sacrificare finché non tornano loro. E voi come ci arrivate al fiume? Perché voi arrivate alla casetta e non c'è nessuno. Beh, c'era il rumore però lì. Però aspetta, Ida. Fai una bella prova di... fai una prova di vuoto. Di vuoto. Oh. Sai che se fai 3-10... Perdi. Esplode l'universo. Gianni. Non c'è pericolo. Sei. Se fai allora, nel vuoto arriva pure lui. Ciao. Vedi che c'è il gatto che sta girando lì intorno alla la baracca. Mm. Si sta facendo i fatti suoi da buon gatto, qual è? Sacrificio. No. Un altro sacrificio. Potrei sono rotto le corna ad andare gatto, a cercare sul cavolo di fiori. Il gatto gira. Io guardo Ida. Io guardo il gatto, il guardo... gatto guarda me. No, io guardo Ida. Guardo Ida guarda i gatti e gatti e guarda il dragone. Cosa vi devo dire? E devo fare una prova di vuoto anch'io. No, la prova di vuoto era di culo. Ah, e devo fare anch'io. No, l'ha fatta lui. Ah, ok. Io entro nella baracca, non c'è nessuno. E nessuno ha lasciato scritto niente. No, tra l'altro io dopo una mezz'oretta ho rispento le candele per non farle consumare. E faccio una prova di hunting per vedere se hanno lasciato tracce nel terreno. Beh, dai. 26. Sì, beh, non cercavano di nascondere le proprie tracce, quindi riesci a seguire le tracce che hanno lasciato. Si illuminano i passi come i puntini su Google Maps. Esatto. Sì, anche perché io gli avevo fatto trascinare un mobile che serviva per coprire la parte del rituale del vuoto nell'ultimo momento, però poi non è stato. Evviva! Kakita vi guarda e vi dice: siamo sicuri di fidarci di quest'uomo? Ovviamente no, come non ci fidiamo di Umon. Ah, ok. Temevo di essere l'unico ad avere delle remore su un eremita che vive nella foresta e sa molto della magia del sangue. Io mi fido solo di quelli che conosco da tanto tempo. E anche di quelli delle volte c'è da non fidarsi, vero? Chiaro. Va bene. Gli unici di cui mi fido ciecamente sono quelli che stanno con me sul muro. Potrebbe essere un modo per redimermi una volta finita tutta questa storia. To the wall! Noi... ti accetteremmo molto volentieri. Un combattente del tuo valore è sempre benvenuto sul muro. L'ultimo è anche diventato loro comandante. Anzi, ti vorrei proporre, quando ci sarà un minimo di tempo, se volessimo fare un po' di addestramento, un po' di esercizio. Con somma gioia. Visto che ci sarà comunque da lavorare, io penso, nel futuro. Mi unirò a voi se me lo consentite. Volentieri. Non vi viene il gocciolino di sudore pensando alla vecchia? No, no, momento, no, io sono fermo lì con le braccia incrociate che li sto guardando, loro ancora con tutti i cosi in mano. No, vabbè, noi ci stiamo camminando verso... No, Kakita era con noi. Ah, no, era con loro. No, era con noi. Eravamo tre. No, era Umon che era con eravamo noi, tre e tre. Comunque dopo un po' arriverà anche loro. Dopo non molto il tempo. No, infatti. Anche quindi. Perché tu ci hai messo un bel po' a preparare il... Io faccio... Preparare. C'è odore di sego bruciato. Hai acceso delle candele? Gli porgo in un fazzoletto quello che abbiamo trovato. Vi ha colto lo Yumedo e siete finiti nel mondo dei sogni? Sostanzialmente preparo tutto il rito. È quasi buio. Sei nel disappunto? La giornata poteva andare in maniera migliore per la volta. Posso sapere che sono i simboli del vuoto, visto che ci sono così affine? Adesso penso che non è più camuffato dopo che mi va sgamato in pieno, sì. Quindi...
In caso chiedere, quindi ci affideremo al vuoto per cercare le nostre risposte? La risposta è sempre nella spada, in mancanza di poter interrogare la via della spada in questo caso. Il vuoto è la soluzione migliore. Siete voi esperti del Chikushudo. Sperando che sia quello che risponde. Procediamo dunque. Lascio a voi l'onere. Un pix per Claudio che ha ucciso una zanzara. Non era un nemico degno di nota. Non era una zanzara, ho fatto cimice. Il più silenzioso possibile apposta. No. Cimice no, tranquillo. Provo a lanciare l'incantesimo, a importunare gli spiriti. A questo punto hai praticamente tre raise gratis. Uno del sacrificio che la difficoltà loro. È 15 più 10, quindi 25. C'ho due raise gratis, quindi 15. Può farlo solo una persona alla volta o si può officiare insieme? Esatto. Può aiutarlo. Esatto. Beh, in realtà l'hai già fatto aiutandolo a preparare, lanciando quell'incantesimo che hai fatto prima. Mi hai dato 10 più 10 praticamente. Mi hai dato. Io vorrei provare a entrare in meditazione, tipo però mantra dei monaci, e cantilenare un mantra per placare il vuoto. E quindi rendergli più... meno vuota l'esistenza, scusa. No. Rendergli più placido e facile l'accesso al vuoto. Allora, puoi provarci. Ho tutti i déjà vu, Claudio, e tu dovresti avere lo stesso. Puoi provarci se vuoi. Aiuto. Perché no? Devi fare almeno 20. Che non è impossibile per te, anzi. Tanto poi dormiamo, spendi un punto vuoto. E se vuoi posso dirti insieme. Dov'è, tutti insieme. Se c'è e dov'è lo spirito del vuoto. Fatto. Un senso. Ok. Ti dà un ulteriore più 3, ma non è un raise okay. Vero e proprio. Vabbè, quindi c'ho un più 13 e dovrei fare 25, quindi devo fare 12. Questo è solo per importunarli. Ecco appunto. No. Tu quando cerchi di importunare gli spiriti non ce la fai mai. 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 Perché tengo poi 2. Ci spieghiamo. Come tieni 2? Vuoto. Vuoto. Importunare gli spiriti è un commune che quindi perché è non hai usato un void? Perché l'ho usato per lanciare la spell un void. L'hai usato per cercare di fregare. Già. Sì. Sì. Io gliel'avevo detto prima. Ah no, però teoricamente il commune non lo puoi lanciare per comunicare coi void di base. Quindi è possibile anche che non funzioni niente di tutto ciò. Lì. Non credo. È una cosa che posso fare io? Beh, la volpe... ormai il l'ambaradan è stato messo. La volpe non percepisce l'ambaradan. Spiriti affini in questa ormai zona. Ormai è una mucchiata magica, quindi. Che sono posso probabilmente dire che è metallo, la colpa è solo mia. Avendo vissuto a lungo qui, ho pervaso questa zona della mia presenza. Lasciate che provi ad aiutarvi in qualche modo per riparare all'errore che ho fatto. Che naturalmente è solo colpa mia se lui ha sbagliato. Quindi ora proverò io. Non ci sono spiriti del vuoto qui. E io provo a aiutarlo. Io vorrei usare Sense per capire. C'è un incantesimo che mi dice più o meno dove si trova il vuoto, se c'è. E così poi l'incantesimo lo faccio nel punto migliore. Ok. Quindi devo tirare prima. Io sto continuando a cantilenare, quindi sì. Ho sempre il mio più 3. È 10 la CD. Allora... R più AD più 1 KR. Sì, perché dipende dall'anello che stai usando. Adesso dipende dal tuo anello del vuoto, che è 2. Quindi è 2. Più 1, 3 e tieni 2. Sostanzialmente sì. Non mi devo fare? Devi fare al momento devi fare 10 per percepirlo. 8-8, perfetto. Ok. Ah, voglio. Ok. Dato che voi avevate fatto tutta sta cosa perché all'inizio pensavate che fosse un incantesimo dell'acqua e avete costruito tutto il... qua. Alla dove il fiume è più ricco e forte e quindi dove lo spirito dell'acqua è più forte. Sì, ci sono degli spiriti del vuoto, ma vengono praticamente
riempiti dall'acqua che occupa tutti gli spazi vuoti come, una, come l'acqua messa dentro una bottiglia. Che bella metafora. È furbo. Quindi ci spostiamo in un'area che probabilmente è tipo una radura buia. Sì, esatto. Vai, vai in mezzo alla foresta dove non c'è nulla di importante. In mezzo. E portando tutti i simboli che abbiamo già preparato, riprovo. Io cerco di aiutarlo, visto che siamo in una foresta, qui saranno molto forti gli spiriti della terra. Faccio commune per convincerli a togliersi dalle scatole per un attimo. Ok. In modo che ci sia ancora un po' più di vuoto. O ti offro una birra. C'ho un race gratis, quindi esatto. Mi convinco che mi prendano bene in parola. Meno male. C'è anche un 10, vero? È un 1. Vabbè, però tanto è 10 la CD, quindi per parlarci. E cerco di convincerli a togliersi dalle scatole. Ok. Trovate quindi una radura dove non ci sono praticamente altri spiriti. Okay. E quindi dove è più facile entrare in contatto con il vuoto. Bene. Quindi cosa ti do? Un race gratis? Gli dai un race gratis e prova a infortunare gli spiriti. La CD è 15 più 25. Solo, però 20. Solo per capire, si può usare in questo caso questo incantesimo che mi dà la possibilità di ritirare un dado? Sì. Come si chiama? Siccome è stampato di merda, non riesco a capire. Da scuola? Dammi un attimo. Perché me l'ha stampato di merda. Però è l'ultimo di quel che mi hai dato. Allora, dell'acqua, dura 3 round. Reversal of Fortunes. Ah, giusto. Sì. Cioè, okay, sì, era qua. Acqua, rank 1? Sì. Sì, eccolo qua. Sì. Per la durata di questa 3K2. Spell puoi ritirare un tiro per round, deve essere fatto dopo il primo round, ok, per 3 round, quindi sì, lo puoi fare. 3K2 ho fatto 2-10. L'hai fatto molto bene. Devi chiederti il range. Sto Shugenge fallisce come l'olio. Ok, quindi bene, puoi ritirare. Vai, tiriamo. Quindi, in sostanza, allora, beh, praticamente posso ritirare. Uno ce l'avete ancora da prima di race gratis, perché tu hai sacrificato la spada, che hai pagato lo spirito dell'acqua. E quello è? Un race. Un race tuo degli spiriti della terra che si sono allontanati. Quindi ancora di più. È 15, infortunare. Mio più 3. E il più 3 anche. 12. Mm-hmm. 12. E puoi ritirare un dado. E posso... puoi ritirare uno dei dadi. Visto che è del void, spendo un void. Non può, no, se no non puoi lasciare l'incantesimo. È vero, perché sennò è un po'. Perché già l'hai speso, già l'hai speso uno. Ok, per fare come si tira questa cosa che tu mi hai spiegato tutto sto tempo? Devi fare CD 12. Tira con CD 3 dadi. 12. 3 dadi e ne tieni 2. Esatto. 3 dadi e ne tieni 2. Però ne puoi ritirare uno. Fatta. Se è troppo basso. Fatta. 9 più 3, 12. Tienitelo per ritirare un'altra cosa. Ok, e adesso hai importunato gli spiriti. Gli spiriti dicono, ah, lo conosciamo quell'incantesimo. Si fa così. E tu c'hai un solo tentativo. Ok, però ho ancora la possibilità di rirollare. Sì, per lanciare questo incantesimo. Questa la CD in realtà è un pelino più alta. Però adesso posso spendere il void. Perché la CD è 15 più la mastery del per 5. Vabbè. Quindi la CD è 30. Vabbè, intanto mi spendo un void. Poi in realtà i rays ci sono ancora perché le condizioni che vi hanno 30, creato... quindi meno 12, la CD è 18. Esatto. 18, devo fare 3K2. 17. Sì. Io do un più 3. Sì, lui dà un più 3. 5 per 5 25 più 15 40. Scusa la CD. Ah, ecco, stavo dicendo, non era 30. Ah. No, è 5 per 3 15 più 15 30, sì. Meno 13 17. 17. Con quanti? 3 dadi dell'acqua. No, è sempre vuoto. Del vuoto. 3 ne tieni 2, però anche qua puoi ritirare. Qua può puoi spendere un vuoto. No, li ha finiti. No, non li ho ancora usati. Sì, l'hai usato per fare sense e adesso lo usi per fare questa spell. Ah, io quando faccio gli incantesimi spendo un vuoto. Sì, perché hai usato quello che ha creato il senso col vuoto. Dai, un 10. Un 10 ce l'ho. Okay, ritira il 10 subito. Ritira subito un 10. Devi fare più di 4. Andato. 8. Per ritira un 3 perché tanto ti finisce il potere quello dell'acqua. 2. Va bene. Quindi tengo questi 3. Tanto è andato. No, sono 2 quelli. Quindi tieni anche questo. Vabbè, ah no, due, se dovevo far 17 ce l'abbiamo andata. Ce l'hai fatta, hai consumato 2 il vuoto e uno dell'acqua. Ma aspetta, ma curiosità mia, consuma il vuoto o consuma gli slot? Consuma gli slot, non consuma i punti. Non vuoto. Consuma i punti vuoto, consuma gli slot. Che ho capito che sono due cose diverse. Infatti io volevo spendere un vuoto, ma a questo punto. E perché comunque io di slot ce ne ho 3 del vuoto? Perché sei più forte. Il vuoto dovrei averne il numero degli anelli. Sì, avrai 3 in void. No, c'ho 2. Comunque, quindi ragazzi, ho speso un punto vuoto, allora c'ho ancora uno slot nel vuoto. Con molta umiltà
Isawa Ryuk. Devi lanciare l'incantesimo che l'hai lanciato e ti dico cosa fa esattamente. Nel frattempo, prima questi due se ne dimenticano, io metto il sigillo imperiale nel mezzo al rituale, perché sennò facciamo il rituale su un niente. Sulla spada di bambù. Regge dell'essenza, è personale. Devi toccare. Tipo così. Quindi, tu metti la mano sull'oggetto. Ovviamente io sto cantilenando perché è sempre figo cantilenare. Ogni oggetto ha una risonanza e ritiene alcune memorie di quelli che l'hanno posseduto, anche degli eventi che sono accaduti di fianco a loro. Meditando su questo oggetto e lanciando questo incantesimo hai una visione dell'individuo che ce l'ha avuto per ultimo, oppure un evento importante relativo a quello che è accaduto intorno all'oggetto. Ad esempio l'ultima persona che l'ha usato per scrivere una lettera, oppure la storia di come è stata forgiata un'arma, se è più importante. Sì, alcune comunque visioni possono essere molto potenti ed è possibile che l'incantatore ci abbia anche un'ora di tipo... Come si chiama? Auspex. Auspex a 3. Visione degli spiriti. Sì. No. Non me lo ricordo. Tu tocchi un oggetto ne vedi il passato. Sì, sì. Quindi niente... Ok, mi concentro, vedete. E potrebbe durare un bel po' finché non ti dice. Io per aiutare gli spiriti a indirizzare la cosa, ripenso ai chi che ho sentito durante il combattimento. Ok. Allora, quanto indietro nel passato hai detto che va? Non c'è scritto, è un evento molto importante. Che poi in questo caso potrebbe anche essere Bayushi che l'ha mostrato e poi è morta. No, però io direi più che altro che è governato da quello che vuole vedere lo Shugenja. No, già. Non funziona così il cantesimo, però in questo caso con tutto il rituale magari riusciamo a spingerlo sì, un po'. Sì, però la descrizione è da quello che ha scritto la lettera a quando è stata creata la spada. Eh sì, perché se la spada, l'evento più importante, se la spada è stata creata con il fuoco di drago e poi è stata buttata in una cantina per 10.000 anni, ti fa vedere quando è stata creata. O se è una spada di Atto Rianzo, ti fa vedere quando Atto Rianzo gli ha dato gli ultimi colpi per forgiare la spada. Comunque... Bello. Tu guardi, tocchi questo sigillo imperiale che vedi è abbastanza rovinato anche. Deve essere successo qualcosa di violento. Intanto l'acqua è infiltrata fino a dentro. L'ho lavato a 40 gradi, si è ristretto il cordino. Era di legno laccato, vedi che la lacca si è completamente staccata, è tutto rigato, esatto, mezzo si è preso schiacciato. Uno tsunami, si era infilato in un muro. Ecco il mio sigillo imperiale. Ma che cazzo dici? E quando tocchi il sigillo imperiale, vedi il momento in cui questo sigillo è stato dato a Bayushi. Vedi che il sigillo è nuovo nella visione. E la persona che sta dando il sigillo a Bayushi, che già è molto anziana, vedi che è una donna di 90 anni circa. La persona che sta dando questo sigillo alla vecchia Bayushi ha addosso le vesti del clan. Tu ti aspettavi all'inizio dello scorpione magari e invece no, ha addosso le vesti del clan della Fenice. È un uomo o una donna? È un uomo, ha i capelli neri lunghi e dall'insegna che ha addosso capisci anche di che famiglia è, anche perché è il tuo stesso clan, è della famiglia Agashi. È un uomo sulla quarantina circa, non è né di bell'aspetto né brutto. Se tu lo vedessi per strada probabilmente, a parte essere un samurai, non ti colpirebbe in nessun modo. Sembra l'uomo qualunque. Anche le sue vesti, per quanto ben tenute, non sono né troppo ricche né troppo sgualcite. Ti sembra che siano state fatte poco prima dell'incontro con la vecchia Bayushi e che siano state fatte da un sarto bravo ma non bravissimo. Chiaro. Quando questa persona consegna il sigillo alla vecchia Bayushi, senti, dato che stai toccando il sigillo, che una delle schegge di legno
che erano rimaste sotto al sigillo, ferisce la vecchia Bayushi, che perde un po' di sangue dal dito prima di togliersi la scheggia, e quest'uomo allunga un fazzoletto alla vecchia Bayushi per tamponare la ferita. Che pappa. GDR 101 proprio, attento al sangue. Lui riprende il fazzoletto. Tutto questo avviene praticamente nel quasi totale silenzio, in una stanza buia dove non ci sono finestre, ci sono due candele che stanno illuminando la stanza. E una volta che lui riprende il proprio fazzoletto, fa un inchino e lascia sul tavolo di Bayushi una pergamena. La pergamena, ne hai viste alcune nei tuoi viaggi prima di diventare un eremita stabile nella foresta, sono degli ordini di uccisione imperiali. Mentre lui sta facendo tutto questo, immagino sia con gli occhi chiusi in meditazione, io mi metto davanti a lui in ginocchio e con la pelle divento la vecchia Bayushi. Figato. E rimango lì seduto in ginocchio davanti a lui, in modo che quando apre gli occhi sono la prima cosa che vede. Okay. Quindi io apro gli occhi. Esatto, in teoria quello è lo scopo. Ovviamente sono pronto, però qua, nel momento in cui apri gli occhi sei nella radura dove eri prima, ci sono gli altri lupi intorno a te, ma seduta davanti a te inginocchiata c'è la vecchia che hai appena visto nella visione. E quindi pensi di essere Katana, cioè, faccio davvero questo gesto qua, perché però poi magari e vedi che Umon ti mette la mano sulla spalla e ti dice: tranquillo, tolgo la pelle, scrocchio un attimo e tu vedi che cambia aspetto, cresce anche e ritorna Kitsune. Ah, quindi l'hai vista? Sì, ho visto il momento in cui le è stato donato il sigillo e gli racconto. Così, tagliamo. Vi racconto appunto tutto quello che ho visto. Quindi qualcuno nel clan della Fenice ha donato, mi vuole morto? O forse è un altro inganno di un altro scorpione? È riuscita la Fenice dall'alto del suo volo a vedere i nomi sulla pergamena? È possibile che il viaggio cambi la sua meta, la sua direzione. La persona che ho visto nella visione è una fenice del clan Agashi, della famiglia Agashi. Se vogliamo provare a rintracciare questa persona, non dovremo andare lontano, visto che siamo già nei territori. Isawa-san, la fenice ha visto i nomi sulla pergamena o era confusa la visione? Ordini di uccisione imperiali, mi hai detto. Non so poi se ho visto i nomi. Allora, fai una prova di percezione. Chiaro. Cos'è, investigation? No, è proprio... Io me ne accorgo... Me ne accorgo, sì, va bene anche me ne accorgo che sta cercando di pensarci sopra? Sì, beh, non credo che tu stia cercando di mascherare il fatto che stai cercando... Sto cercando di ricordarmi questa cosa. Come... amico, lo spirito, il mio spiritello del fuoco, che è associato all'intelligenza, e voglio cercare, magari spendendo anche uno slot del fuoco, di aiutarlo a ricordare e a accelerare lievemente il suo cervello. Ok, praticamente è un race gratuito anche su questo. Ok, quindi devo prendere un altro dado. Grazie, amico. No, spirito, hai praticamente un più 5 gratis. Oppure puoi spenderlo cose extra che scegli tu. Qua, visto che è fuori dal gioco, potresti dire: voglio focalizzarmi principalmente sul primo nome, lo spendi per quello raise, quindi magari anche se non fai tanto, il primo lo vedi. Posso, ma gli altri spendere no. Un punto void? Yes. Puoi anche spendere un punto perché void. Perché io, questa cosa dei nomi delle uccisioni imperiali, secondo me è fondamentale. Potrebbe essere importante. Sì. Quindi me lo segno. Cazzo, poi tiri 6 e tieni 3. Cos'è, 1K1 un void? Sì. Allora, no, perché tira 6 e tiene 3? Perché io ho 5K2. A 2 percezione, 3 investigazione. Giusto, era perception, non intelligenza. Ok, quindi, meno male che l'ho fatto perché fa un cagare. No, però c'è un 9. 9, 9, 6. Un 9. 24. E un 6.
In più, considerando che c'hai un più 5, più a meno 5, che non lo vuoi spendere quindi per qualcosa. 24 più 5, 29. Allora, vediamo, perché sì, potrei spenderlo, ma se tu pensi che 24 ti basta, puoi spendere il raise per, in realtà dovresti tirarlo per prima, ma è uguale. No, vabbè, io lo spendo in questo modo, semplicemente se vedo i nomi, magari il raise mi può dire qualcosa su uno di questi nomi. Ottimo. Ok, allora vedi che sulla pergamena ci sono più o meno una decina di nomi e nessuno è di una famiglia importante. Sembrano tutte persone comuni. Ma il tuo occhio, probabilmente perché i kami del vuoto ti hanno particolarmente benedetto, o forse perché il kami del fuoco di Kitsune ti sta suggerendo qualche cosa che ti aiuti a sconfiggere i tuoi nemici, ti rendi conto che quelli che stai vedendo sono dei nomi falsi che nascondono il vero nome della persona da uccidere in codice. In codice. Però se li ricorda? Riusciamo, sì, a trascriverli? Sì. Li trascrivo subito prima che me li scordo. Quindi il mio kami, mentre lui li sta scrivendo, piano piano li incide a fuoco sulla pergamena, perché sta ancora cercando di aiutarlo. Bellissimo. Bene. Allora, la cifratura sta nella calligrafia. Chiaro. Chi di voi ha calligrafia può cercare di capire quali sono i nomi. Io ho calligrafia. Io e te non credo. No, no, io... E spendo un punto vuoto. Questo punto ne ho speso uno e adesso ne ho speso Basta, due. Il mio... Esatto. Kaku, e arrivo fino lì. Poi. Quindi testa proprio calligrafia è uno, tiro 4 e tengo 3. Devi fare 25. Finalmente ci hai fatto. Buono. Ci hai fatto. Bravissimo. Perché hai fatto 19 26. Più 7 più 4. Sì, sì. 30? 36, 40, sì, 26, 30, sì. Allora, io inizio in caso a scrivere sulla cosa. Passo il dito su alcune lettere e, bruciandole sempre più a fondo, le giro, le sposto, cercando di capire. Fai anche un tiro di Spellcraft, perché mentre inizi a decifrare questa cosa, ti rendi conto che fa parte di un incantesimo. È un incantesimo nascosto nei nomi delle persone che sono state segnate su quella pergamena. Ok, non voglio lanciarlo. No, ti serve a capire che cosa... Però mentre sto riarrangiando le lettere mi sembra una pergamena quasi magica. Cazzo, è Inception. Pugile. Sì. Mi siete messi contro uno shugenja con i controlli. 18 e 20? Quanti ne tieni? Così. 18. 18. Praticamente è un incantesimo di suggestione. Sta nascondendo il vero nome. Io mentre dico questo lo dico ad alta voce. Sta nascondendo il vero nome della persona da uccidere. Quindi la persona è una? La persona è una, sì, sola. E il suo vero nome è nascosto all'interno di questo incantesimo, che praticamente fa la seguente cosa: se tu lo leggi inconsciamente, lo traduci in un nome di una persona che conosci. Ok. Ma dentro di te hai il vero nome di qualcun altro da uccidere. Ma la suggestione si imprime su quello che tu pensi o su tutti e due? La suggestione, quando tu pensi al nome che hai letto, ti viene in mente il nome di qualcuno che conosci. Quindi se qualcuno te lo chiede... Tu dici Ida. Tu dici Ida, per dire. Ma okay, tu sai che in realtà stai andando a uccidere Kitsune. Ma chiunque, anche se cercano di tirartelo fuori con la tortura... Ma tu te ne rendi conto? No. No, è un'ipnosi a tutti gli effetti. Ok, che però in questo caso la cosa che non mi quadra... Vabbè, sto dicendo. Ma tu, lui è convinto di andare a uccidere Ida... O lui è convinto di andare a uccidere, no, quello giusto, quello giusto, a uccidere quello giusto, ma non può essere interrogato. Chi hai ucciso? Lui dice Ida. Oppure chi stai andando a uccidere? Ida. Se te lo vuole dire, perché sta andando a uccidere. Non riesci a dire, ma lui lo sa che sta dicendo Ida. Lo sa che sta dicendo Ida, non sa. Però pensa di star dicendo quello che veramente deve uccidere. Esatto. Ah, ok.
cioè non senti che decida, senti la volpe decida, il nome giusto. Incredibilmente apprezza molto intanto la velatura di questo incantesimo. Assolutamente sì. D'altronde, anche se non bisogna apprezzare troppo, la volpe ha notato anche che questo potrebbe essere un grosso problema. Anche se, scusate se mi infervolo un secondo, la volpe si infervola, qua mi correggo veramente. Io guardo in alto. Va bene. Se il nome è quello diverso, è sbagliato, l'azione comunque è diretta verso il bersaglio giusto. Sì, e inoltre possiamo escludere la persona che ascoltiamo. Quantomeno una persona. Ma il bersaglio era Umon. O tutti quelli che. Qualcuno che era in quella sala. Quindi possiamo escludere. Quindi indipendentemente. Umon. Potrebbe essere. Però attenzione. Potrebbe essere escluso Umon perché. Prova a ripensare, e facendomi aiutare da loro, ricordate, lupi, chi è stato il primo a essere attaccato e o i nomi che ha detto che sarebbero dovuti andare con lei o arrendersi? Umon? Umon, il Daimyo e la moglie del Daimyo. Umon, Daimyo e la moglie il del Daimyo. Daimyo no. Umon e la moglie del Daimyo. Gli ex scorpioni, Kasumi, non scorpioni, no. Non... No. No. Umon e il Daimyo. Mayumi. Umon e il Daimyo. E la moglie. Quindi se lei cosa ha detto? Solo due dovranno morire stasera. La moglie e il Daimyo, perché non mi ricordo come cazzo si chiamasse, e Umon. E poi chi sono stati attaccati? Che ha detto poi le guardie, poi sono state. Sì, ma se i lupi considerano che uno di quei due nomi non era quello vero. Mm-hmm. O Umon o il Daimyo o la moglie del Daimyo. Il Daimyo non è mai stato messo in discussione. Il Daimyo si è messo in mezzo lui perché era sua moglie. Ok, quindi Umon e il Daimyo dovevano essere arrestati o uccisi da Bayushi. Bayushi, giusto? Bayushi. Sì. Quindi uno dei due non era il vero nome. O forse entrambi non erano il vero nome. Ma non c'è un nome solo sulla cosa. No, io penso che il vero nome. Tu sai che il nome è nascosto, dovresti entrare in contatto con l'incantesimo, però non sai che effetti possa avere sulla tua testa. Secondo me il vero nome non può essere nominato, quindi qualsiasi nome sia stato fatto è possibile escluderlo. Anche questo è vero. Altrimenti la saggezza della Fenice è ben diversa da quella a cui siamo abituati. Bene. Qua, puttana niente. Scusa. Sì, quello che adesso è sdraiato. Adesso penso che si stia cambiata la funzione 2. No, anche perché l'altro della Fenice che c'avevamo in gruppo era un puttaniere. Quindi... Sì, proprio nel senso della parola. Non so. Veramente. Dando per scontato che entrambi i nomi, quindi, se fosse vero questo, non sono quelli veri. Doveva essere però per forza qualcuno lì. Quindi a questo punto o il Daimyo o Mayumi. Inizio, questo è Kakita che inizia a parlare. Io credo che in questo caso il più probabile fosse il Daimyo. Pensateci un attimo. I territori del leone si trovano al centro di Rokugan. Mm-hmm. Il Daimyo che avete salvato non è un Daimyo di una famiglia estremamente importante, ma no, è pur sempre appunto un Daimyo. Se qualcuno uccidesse il Daimyo di una famiglia, il Daimyo di una famiglia minore di una grossa famiglia, quella famiglia cercherebbe di ottenere vendetta contro chi l'ha ucciso. Sì, non però se l'ordine viene dall'imperatore stesso. Ma lo sapevano solo le persone in quella stanza che sarebbero morte tutte. Sarebbero morte tutte? Probabilmente nei piani di chi l'ha fatto, sì. Da quello che mi avete detto non si sono fatti problemi nemmeno a uccidere i propri uomini. La volpe non capisce. Cioè lo tsunami ha colpito tutti quanti. Ma la volpe non comprende a questo punto se Bayushi era controllata o stava agendo in base alla suggestione. Siete voi gli esperti di incantesimi. Non è guardo più o meno dire la stessa cosa. C'è anche una compulsione dentro andare a uccidere il tuo bersaglio. Se così fosse, lo scopo potrebbe essere
o di provocare una piccola guerra civile, in modo che alcuni territori passino sotto il controllo di qualcun altro. Potrebbero guadagnarci le fenici da questo? Tra lo scontro tra quelle due, mentre lui stava dando la mappa... Beh, non sono lontanissimi. Voi eravate nella parte più a nord dei territori del leone. Quindi non è impossibile. Tu mi stiamo parlando di questo territorio qua? Sì, più o meno sì. Effettivamente la volpe apprezza sicuramente in tutto questo piano, se fosse vero, l'abilità nel poi addossare tutta la colpa allo scorpione, guardo Umon. Nessuno crederebbe... No. Che ci sia di mezzo una fenice rispetto a uno scorpione. Non solo, le terre del leone confinano direttamente anche con le terre dello scorpione. Io credo che sia meglio non arrivare a conclusioni affrettate gettando in cattiva luce il nome del clan della fenice come quello dello scorpione. Beh, no, il Kakita dice beh, lo scorpione ci ha già pensato. Non siete stato voi, sto difendendo il mio clan, perché non siete stato voi, Isawa-san, a dire che è stato un membro del clan della fenice a scatenare tutto questo? Quindi almeno qualche fenice è fatta da fiamme nere. C'è una terza opzione che mi preoccupa di più. Questo è sempre Kakita che parla. Non puoi uccidere Umon adesso. Non sto pensando di uccidere Umon adesso. Una parte di me lo pensa sempre, ma non dov'è? È lì con voi. E lui dice così. Sì, si odiano apertamente, senza nessuna remora. Ma hanno un obiettivo comune, quindi per ora va bene così. E a lui gli abbiamo promesso... che alla fine di tutto questo lo se può squartare, possono picchiarsi e vedere che lo succede. Può squartare con la spada di bambù. Esatto. Ci metterà tanto. E la schiglia. Se è stato così abile a nascondere le proprie tracce e a cercare di addossare la colpa allo scorpione, quello che abbiamo visto potrebbe essere l'ennesimo raggiro. Stavo pensando la stessa cosa. Se è in grado di usare un incantesimo che ti fa dire un nome al posto di un altro, può anche aver assunto sembianze diverse dalle proprie. O semplicemente essersi vestito con dei vestiti non suoi. Assolutamente. Ma l'agire dei lupi è quello di annusare una preda e poi di laniarla. In caso quella preda ci porterà alla preda successiva. Sono d'accordo con voi nel fatto che dobbiamo cercare questa persona di qualunque clan sia per arrivare alla verità. Quindi, essendo io avulso dalla politica da un po', lascio a voi le macchinazioni. Vi chiedo solo una riflessione. Come mai non abbiamo pensato alla figlia del Daimyo con tutto questo ragionamento? Mayumi? Mm-hmm. Mayumi è impossibile che sia colpevole. E questo è uno. No, non parlo di colpevolezza, parlo di vittima. Spero che tutti i lupi più compagni di branco al momento in questa stanza abbiano ben chiaro cosa siete fosse. In una radura, ma va bene. Quindi in questa stanza siano conosci di cosa effettivamente fosse Mayumi. Uno spirito incarnato? Beh, sicuramente qualcuno che regala un pezzo di pelle che in realtà non è uno spirito, è una volpe. La volpe sono come i gatti di Lovecraft, sono un po' compo là. Una volpe però non credo che sia. Sì, ma no, la volpe non crede, questa volpe non crede che tutta questa macchinazione sia per distruggere una volpe. Ma non è forse quella volpe, e non parlo di voi Kitsune, che è stata portata via dalle terre dello scorpione? Quindi e cosa c'entra la fenice? Innanzitutto non sappiamo se è la fenice. Noi abbiamo un uomo vestito con le vesti della fenice. E prima avevamo una donna dello scorpione davanti a noi. È giusto, dobbiamo iniziare a seguire le tracce che abbiamo, sì. Altrimenti si potrebbe tornare a ritroso su ma era stato usato. Non voglio tornare. Una persona a ritroso con quel potere e con un'intelligenza superiore avrebbe creato 70 passaggi prima di arrivare a Bayushisa. Mi chiedo solo di considerare. Iniziamo a seguire fatto... le tracce che abbiamo. Appunto, io parlo prima di una traccia che abbiamo montagne. Vissuto. Perché durante il primo attacco
da parte di Bayushi-sama quando ha dato l'ordine, la prima sparita a sparire è stata la giovane volpe. Perché quello protetta dai suoi stessi spiriti. È quello che avrebbe fatto anche questa volpe se fosse stata da sola in quella situazione. Il Chikushudo è di vostra competenza. Io lo pongo solo alla vostra attenzione perché lo consideriate. Tutti sono valorosi come te, che probabilmente avresti preferito morire combattendo. Alcune persone in una situazione del genere, se hanno la possibilità di andarsene, se ne vanno. Era un gioco al mio onore, avevo fatto una promessa a quella che credevo fosse una persona. Poi si è rivelato essere uno spirito. Ma le promesse agli spiriti sono ancora più vincolanti che quelle delle persone. E Kakita comunque entra sempre a gamba tesa e dice: e comunque le volpi non sono gli animali più feroci e coraggiosi del regno animale. No, se non ce n'è bisogno. Oltretutto si prestano a giocare scherzi e a cambiare sembianze e diventare invisibili, da quel che mi risulta. È nella loro natura. Non è nella loro natura, però, chiedere aiuto in questo modo. È nella loro... Ma questo potrebbe essere la situazione. È nella loro... O per giocare uno scherzo a noi, guardate dove siamo, con tutto il rispetto per il nostro nuovo amico. È forse nella natura delle volpi di crescere con... Guardate dove siamo, se questo non è un grande scherzo. Nella nostra natura essere nella natura. A giovane ancella per ben 18 anni, capita? No, non credo. Credo che sia nella natura di qualcuno che ama qualcun altro. Potrebbe anche essere semplicemente stata vittima della maledizione. Potrebbe anche essere uno spirito che ha cercato nell'esilio la sua salvezza ed è stato rintracciato da... Potrebbero essere molte cose. Su questo purtroppo devo dare ragione a Kitsune. Abbiamo una sola traccia e dobbiamo seguire quella. Nata Tokei, nelle sue storie, è rinomato aver... diciamo, ha avuto l'approccio alla... come si chiama? A il nostro puttaniere? Akuseki. L'approccio a Akuseki con diversi spiriti. La volpe pensa che sia normale che possa accadere una cosa del genere, ma come appunto conferma Kakita-sama, seguiamo la traccia che abbiamo. Cosa ne pensa il granchio? Io penso quello che pensavo l'altra volta, ovvero sia che questo sia un tentativo di far scoppiare una guerra civile dentro Rokugan, indipendentemente da chi conquista chi, e che così le ombre possano avvantaggiarsi. Non dimentichiamoci che di mezzo, volente o nolente, c'è finita la famiglia Yogo e quindi le 12 pergamene, e questa cosa per me rimane un punto fisso. Quindi seguiamo le tracce che volete. Ma a questo punto chi potrebbe essere, sempre parlando teoricamente, il bersaglio? L'ombra può possedere chiunque, tendenzialmente, e il bersaglio poteva essere esattamente il bersaglio che noi abbiamo dovuto difendere. Perché no? Ma perché non approfondiamo questa conoscenza? Con un incantesimo del genere, semplicemente avendo due bersagli, due nomi potevano essere invertiti. Cioè, chi pensava di uccidere Umon voleva uccidere la moglie del Daimyo e viceversa. Ma perché non approfondiamo? Beh, potrebbe anche essere che Bayushi non abbia neanche avuto la possibilità di uccidere le persone indicate nella pergamena, ma quella fosse solo suo piacere, uccidere Umon e la signora. E poi o l'ha già fatto o in futuro avrebbe ucciso seguendo l'indicazione. Troppe supposizioni. Ma infatti, perché non ne risolviamo una? Sì, ma sono divertenti. Risolviamone una di queste supposizioni. Chi è il bersaglio dell'incantesimo? A questo punto potremmo dire Bayushi. Ma non potete... Chi è che legge la pergamena vestita da fenice? No, Bayushi la legge la pergamena. Ah. Giusto? Ok, Bayushi legge la pergamena, e su di lei ha funzionato l'incantesimo. A quel punto però l'incantesimo può essere... Ma voi avete percepito e compreso questo incantesimo, o almeno potete riprodurlo? Però, scusatemi, potrei... La volpe potrebbe andare più a fondo, ma la curiosità non è sempre... Scusate, la cosa migliore. È comunque magia del sangue corrotta, quindi... Scusate, la volpe è curiosa, ma per fortuna non sono uno spirito. Che Bayushi era posseduta dalla suggestione di questo incantesimo? Sì. Ok, quindi la magia del sangue che è stata rilevata in Bayushi era la suggestione di questo incantesimo. Ma brutta magia del sangue. Io non ne capisco molto, sicuramente è più esperto lui, ma questa è brutta. Se sei stato sul muro,
La magia del sangue è sempre brutta, piccola o grande. Lo so che è un rischio, ma adoperatela su di me. Io resisterò. Ida, per te questa è una blasfemia, perché chiunque lancia un incantesimo del sangue diventa automaticamente corrotto. Non possiamo... Anche no, ma io non voglio lanciare... No, no, aspettate, ma... Che mi quello che ha detto lui, Mi sono espresso male, Potremmo fare così. Vedo lo sguardo di Ida che mi brucia. Potremmo fare così. Io potrei sistemare le lettere della pergamena come sono state fatte trovare. In principio, e poi tu dovrai leggerlo e sarai vittima dello stesso incantesimo che ha subito Beyushi. Vittima della stessa compulsione, dice Umon. Potresti... Non credo che questa sia una saggia non decisione. Vorrei doverti uccidere nel caso la suggestione funzioni in maniera leggermente diversa da come ci aspettiamo. Anche perché se volete fare una cosa del genere, io non starò un minuto di più qui. Quando l'avrete sistemata mi richiamerete. Io non voglio partecipare a questa cosa. Ida-sama. Nessun granchio tollera la corruzione vicino a se stesso. Punto. Allora non sarà fatto. Il mio era un suggerimento estremo per cercare di capire di più di chi erano i nostri. Non c'è bisogno di regalare una persona al nemico. Avete Noi potremmo ragione. Farla leggere a qualcuno che è già morto. Questo lo dico davvero così, eh? O potremmo farla leggere ad Umon. Se fosse il suo nome cercherebbe di uccidersi e saremmo sicuri. Sarebbe una morte onorevole. Anche l'idea della volpe non era un granché, quindi bene. Signori, credo che il tramonto stia arrivando. Forse è il caso di tornare... Prima di aver concluso almeno su quale sarà la prossima mossa. Possiamo farlo al coperto. Teniamo conciliabolo. Sì, facciamolo nella baracca. Dormiamo e poi partiamo. Stare in mezzo alla foresta alla mercé di chiunque non mi sembra esattamente... Permettetemi di offrirvi una buona cena e ne parleremo questa sera. No, ho paura della cena di Yoda. Isawa-san, possiedi una tinozza? Naturalmente. Indicatemela per piacere. Esatto. Venite. Quando andiamo lì mangiamo tutto quanto. Cena di Yoda, esatto. Tu mangi zuppa di radici, stufato di radici e radici al caramello. E radici stracotte, fare, non fare, le radici. Non c'è a provare. Taglia il raviolo. Basta, no, per favore. Io Yoda, no. Riempio la, mi faccio aiutare a riempirla d'acqua. Quindi torniamo al fiume. È vero che noi non mangiamo carne rossa. È vero, come le foglie mangiano carne rossa, non sbaglio. Dipende anche che cosa ti offre la foresta intorno a te. Okay. Questo fiume sta diventando come le foglie in Warhammer. Per piacere, lupi, smettetela di uggiolare e guardate. Passo la mano un paio di volte. Mette la cera, taglia la cera. Ma chi sono questi lupi esattamente? Noi. Perché ci chiami lupi? Tu non sei un lupo, tu al momento fai parte del branco. E perché voi vi chiamate lupi? La vecchia Bayushi ci aveva dato questo nome. Capisco. Sono gli spiriti a averglielo suggerito. Però non mi piace averlo ucciso. No, non è andata così. Beh, effettivamente, se tu dovessi riutilizzare quell'incantesimo del vuoto, potresti vedere che effettivamente è andata così, è stato lui a ucciderla. Con una mossa alla catapulta infernale. E lancio, provo a lanciare. Hai presente Bison quando fa il suo attacco? Sì, esatto, è esattamente la stessa cosa. In una aspetta, quello proprio. Sì, ma immagina. Ho usato un nemico per fare il salto stile Matrix. Immaginati il classico incantesimo fantasy, enorme barriera d'aria, e lui che la sfonda la Bison uccidendo una vecchia dentro. Sì, esatto. Con i pugni infuocati. No, non erano infuocati. No, è vero. Io. Va bene. Mi spendo... Aspetta, a che distanza siamo dal... Dal che? Dalla casa del Daimyo. A due settimane a piedi. Quante miglia? Parecchie. Saranno una settantina, ottantina di miglia. Ah, ok. Specchio, specchio delle mie brame. Ok, prendo 5 rays. Minchia! Quattro. Perché va sempre bene, no? Uno ce l'ho gratis, quindi 4. La CD è 10-30. Uno ce l'hai gratis perché? Perché c'ho lo spirito. Ah no, è del fuoco, non dell'acqua, giusto? Vabbè, fa bollire lo specchio. Quindi 35. Vai. 35. Con 4 dadi. E tengo 2. Cazzo fai?
Devi, devi esplodere. Lui tenta. Io ci tento. Non è possibile. No, è possibile. Vabbè, è possibile. Non è possibile. Però, aspetta, 23. Peccato. Di poco. Appare solo un attimo e poi scompare. E ci riprovo. Appare la TV senza il cavo. Gli dà due botte di fianco. Ci riprovo, in un 10 lo farò. No. E non ci riprovo più. Compare per proprio un istante l'immagine, quella che sembra l'interno di un giardino con un lago, e sparisce immediatamente. Stile, siamo troppo lontani. Praticamente troppo. È come la sigla di HBO quando vedete c'è che... Game of Thrones. Siamo troppo vedete lontani. Che scuoto la testa. Il raggio è è uno degli show che è già peggiore. Sì. Oggi c'è, prima ha tentato di fregarmi e non ci sono riuscito. Non c'è riuscito. Poi ha tentato di fare un rito, ho dovuto farlo io. E poi gli vedo fare e non funziona niente. Una signori, e vedi anche che gli spiriti. Che gli spiriti credo di aver visto abbastanza, signori. Seguitemi e torniamo. Io rimango lì per almeno un'ora davanti alla tinozza, cercando di attingere al potere che non ho più. Per farla rivedere, fino a che quando stanno tutti dormendo ribalto la tinozza frustrato e imprecando, che non è molto da samurai, e vado a dormire nella foresta. Così ma per penitenza. E io lì gli metto una frecciatina. Mi sa che i giovani lupi stanotte non imparano niente dalla volpe. E vado a dormire nella foresta. Le volpi in genere. Forse è quello. Beh, avevo concentrato tutta la nostra attenzione. Settimana prossima mi rimetto io al posto mio, eh. Eri lì? Sì. Vabbè, allora segni che porta fortuna. Guarda, è lì che ho ucciso Bayushi, eh. Quindi ti lamentare di quel posto. Sì, ma tu hai ucciso Bayushi perché tiravi 15 e tenevi 14. Non perché hai fatto dei tiri della Madonna. E che avevo il Kirin. Comunque, andate a dormire. Io per un po' vado a prendere a calci i sassi nella foresta, sei proprio là. La cena diciamo che è un po' spartana. Però buono. Proviamo, però aspetta, magari trovo qualcosa. Aspetta. Che... No, tanto do fondo tutte le scorte, che cacchio me ne frega, ce ne andiamo. Quindi anche buono. No! Hai morto. Trovato le sue scorte. Esatto. C'è qualcosa. Quindi radici. Mangiate qualcosa, ci sono un paio di conigli, carne, esatto, ci sono un paio di conigli, qualche uccellino alla bresciana sullo spiedo. Buono. E la mattina dopo vi svegliate, chi più con calma, chi meno. Kakita, come sempre, sveglio per primo, sembra non dormire mai praticamente, va a dormire dopo di voi e si sveglia prima. C'è chi ha questa abilità. E, posso essere rimasto un po' sveglio per ascoltare la sua storia di come è diventato Ronin? Sì, dovrei fare però un tiro di sincerità per tirargliela fuori, perché non è particolarmente propenso a raccontarla. Esatto. Se non vuole, lascio stare. No, basta una piccola spintarella. Quello che vuole. Io ascolto. Allora, se vuoi fare il tiro, male che vada, tanto non ti racconta nulla. Se invece il tiro funziona, ti racconta sarebbe... anche il resto della storia. Sincerità. Sincerità è su eccolo. Awareness. Sincerità. Cazzo, 5K3. Minchia. Ed esplode. Tengo questi tre. Più questo. Buono. C'è un 29. 29. Fai un po' fatica all'inizio a tirargli fuori le cose. Fai un po' fatica a tirargli fuori le cose all'inizio, sì. E riesci a smuoverlo solo con l'ultimo fondo di sake che era rimasto nella bottiglietta per sbaglio di quei tre bicchieri che ti aveva versato in più lui prima, gliene dai due e allora riesci a smuoverlo un pochino. E se vuoi me la racconti. Ti racconta la sua storia che è estremamente tragica. E scopri però una cosa, due cose importanti. Innanzitutto scopri qualcosa di più sul tuo amico Umon, che aveva una sorella gemella di cui lui non ti ha mai parlato. Infatti. E cosa ancora più importante, che mette nei guai tutti voi, in particolare in questo momento te. Lui è uno yogo. Gli yogo hanno una maledizione particolare addosso, che porta le persone che amano
a morire, in genere per mano loro o di qualcun altro che li ama. Di solito per cose violente, morte violenta. In genere in maniera molto violenta e non premeditata. Esatto. Quindi in questo momento loro sono i suoi compagni. Ti rendi conto che Kakita è salvo perché si odiano a morte. Però il fatto che i suoi compagni magari non sono ancora molto amici, non sono ancora molto presi dalla maledizione perché non sono troppo intimi. Voi però vi conoscete da parecchio tempo. Tu sei Skumon da tanto, quindi tu sei quello a che rischio. Lo uccide praticamente. No, o no, potresti morire. Contrario, sei tu che muori. Potresti essere in realtà la vittima. Maledizione è in entrambi i sensi. È una maledizione. Sì. Infatti la sorella di Umon è morta per mano di Kakita ed è morta lei. Però in realtà nello stesso momento è morto anche Kakita. Capisci? È una cosa molto. In realtà ho fatto molto bene a fare questa mossa che ho scoperto sta cosa. Sì. Interessantissimo. Sì, secondo te perché io le faccio sempre le scene per fargli rovinare la reputazione davanti a Kakita? Così mi odia e non c'ho problemi. Omette qualcosa? No, non ammette nulla, anche okay. Perché una volta che inizia a parlare lui tanto è già morto, quello che è successo è nel passato e non c'è modo di cambiarlo. Anche se no lo devo correggere, perché del difetto. Quindi vado a dormire a sto punto. Riposate tutti abbastanza tranquilli, a parte Kitsune che dorme agitato. Dormo fino a tardi, quindi li raggiungo loro con un'oretta di ritardo se non mi vengono a cercare, perché sto dormendo nella foresta ancora. Su un quindi albero. Arriva tipo. Con dei rami piantati nel kimono. Su un albero. E Kakita, che è già sveglio da prima, ha già iniziato a impacchettare le cose utili che trova in casa tua. Interessante. Quindi è vero, dico Kakita, che gli spiriti dei morti violenti non hanno bisogno di riposare? Ormai sono già morto. Il riposo è qualcosa del passato. Vero. Dove ci rechiamo, quindi? Dove sono gli Agashi? Se qualcuno si spaccia per loro, qualcuno ci saprà dare magari qualche indicazione. Perché no? Potrebbero anche conoscere la persona, se è un Agashi veramente. Se invece non lo è, magari potrebbero avere voci di qualcuno che si passa per uno della loro famiglia. Di sicuro hai ragione, andare a dare caccia a un Agashi senza dirlo agli Agashi, giusto almeno per sincerarsi che non sia un fasullo, o che sia un fasullo, è una buona cosa. Non mi sembra una cosa intelligente andare a caccia di qualcuno senza dirlo al suo clan, anche perché altrimenti ce ne tiriamo dietro un altro. E rischiamo di provocare noi una guerra civile. Esatto. Sì, sono d'accordo. Quindi proseguiamo verso nord? Però, un attimo, Agashi quindi vuol dire di nuovo corti. Sì. Io mi deprimo immediatamente. Ma forse potremmo Ma scamparla. Vuol dire anche cibo, perché questo... Ultima giornata in particolare hai mangiato pochino. È vero che hai bevuto il sake. Lo so. Però un omaccione di 2 metri esatto. Che mangia solo la zuppa di radici ha fame molto presto. È questo che mi preoccupa, Ida-sama. Siamo abbastanza riconoscibili. Almeno per gli eventi occorsi da poco tempo alla corte del leone. Io penso che la famiglia Agashi potrebbe aiutarci. E potremmo essere anche sinceri con loro. Ah beh, se non c'è una serpe tra gli Agashi. Decideremo da farsi strada facendo. Direi che inizialmente è buona cosa che noi alloggiamo in taverna come dei comuni commercianti o persone normali. Una domanda per la visione di prima. Il kimono della Fenice aveva qualche segno particolare? No, aveva giusto le insegne della famiglia Agashi. Della famiglia Agashi, però basta. Come l'aspetto stesso della persona che lo indossava... Era molto nella media. Era plausibile. Okay. Non era né troppo brutto né troppo ricco, per cui è anche difficile riuscire a risalire a esattamente okay. A quale parte della famiglia Agashi corrisponda quel... Ok, ma quindi se noi siamo nel castello degli Agashi e lui lo vede, lo riconosce? In teoria, se fosse la stessa persona, sì. Ok. Va bene. Allora, le terre della famiglia Agashi sono quelle più a nord del territorio della Fenice. Quindi le più lontane dal leone. Quindi le più lontane dal leone, perché stanno qua sopra. Però,
confinano con tutti gli altri territori della, della Fenice, quindi è comunque un punto... È il centro della Fenice. Esatto. Mm. E ci sono... Bagasce. Bagasci. Sono donne. Quindi è anche bello andare. Bagasci. E ci sono in particolare due posti che ti fanno venire in mente, potrebbero essere interessanti per la vostra ricerca. Uno è Kyude Nagasha, che è proprio il centro da cui la famiglia Gashi... Mi stavo avvicinando pesantemente all'Excel. Lo so. Da cui il... Questi sono solo i nomi che lui ci ha sparato in 5 sessioni. In 6 minuti. In 2 ore. Per quello quando all'inizio dicevo le sessioni sembrano più lunghe, no? Perché quando scrivi 60 nomi a sessione non sembrano 2 ore. Neanche al liceo prendevo appunti così. A proposito, devo lasciare qua il gatto. Beh, può venire con voi. Puoi portartelo dietro se viene. Se c'ha voglia. Se ci segue, bene. No. Puoi dire... a quella creatura di smettere di importunare lo spirito che mi segue. Creatura, smettila di importunare lo vedi spirito che sta giocando che con segue. Un sassolino. Io vado di spero fianco al gatto, soddisfatto. Vado di fianco al gatto e gli soffio e provo con rapidità di mano a prendere il sassolino con cui sta giocando. Dai, 25 di rapidità di mano contro un gatto per rubargli il gioco con cui sta giocando. Sì, esatto. E scoprimmo che il gatto faceva 3k2 danni. No, soprattutto era lui lo spirito della terra. Sì, un 10! Fa fotti di gatto. Un altro 10! Il tiro inutile di Roberto. No, per me questo è fondamentale. Conta che avrei speso un punto vuoto se ce l'avessi. Addirittura! Ma ce l'hai, è uno scontro con gli spiriti questo. 20-29. 38, sono felice che voi abbiate successo 43 più importanti per la 43 riesce a recuperare tu in realtà hai visto solo che sono avvicinato ho fatto sì e gli ho fottuto il gatto nelle cose importanti e ho spezzato il collo al gatto questo è no così. No, prendo il sassolino guardo che ha male il gatto, gli risoffio e lo metto in tasca. E lo chiamarono Kitsune Vicentino. Così siamo tranquilli che il gatto verrà con noi proprio, ci seguirà di brutto. Basta che non segue me. Dicevo, ti vengono in mente due posti che possono essere particolarmente importanti data la situazione attuale e dato l'interesse che avete in questo momento per la famiglia Gashi. Kyude Nagasha. Kyude Nagasha è il centro politico della famiglia Gashi, ma ancora più interessante è probabilmente la città del ricordo. Già conosciuta come la città della sofferenza, ha una storia molto tragica. All'inizio della... quando è stata creata questa città... che immagino si chiamasse Belle Speranze. Si chiamava Toshino Moidasu, ma non è questo il punto. Che vuol dire tanta sfiga. Esatto. Era casa di uno dei più famosi e letali Mahotsukai della storia. Tanto che solo la collaborazione del campione di Giada e del concilio dei maestri elementali è stato in grado di sconfiggerlo. Ah, uno tranquillo, insomma. Esatto. E ha maledetto la città. Dicendo che un giorno sarebbe tornato in quella città. Cioè, Saremo. A recuperare la propria, il proprio potere. Bene. No, Corifeus. Esatto. Centinaia di anni dopo questa cosa è anche stata casa del leggendario eroe del leone Matsu Itomi, che è della stessa famiglia del daimyo che è quasi morto. Esatto. Che è morto poi lì nella città di vecchiaia. Ma adesso è una città vissuta. Sì, sì, adesso sì, sono passate centinaia d'anni. Continuano a chiamarla la città maledetta. No, adesso la chiamano la città dei ricordi. Ah, ok. Porta un po' spiga. No, perché sennò uno dice sì, vorrei una pizza dove? In via dimenticata, nella città maledetta, angolo via della sfiga. Ma non consegno lì. Non consegno lì, era un problema. Le famose pizzerie di Rokugan. Pizza di riso. Ed è uno dei più grandi centri commerciali Ninja dei territori della Fenice. Suona malissimo. Correndo sui tetti, risparmiano un sacco di motorini. Corrono sui tetti, ti portano la pizza. Se non arrivi dentro 15 minuti, beh, è gratis. Così. Come Shuriken. E poi scompaiono. Se non arrivi dentro 15 minuti, beh, è gratis. Lo schermo bonus di Shinobi. O delle tartarughe ninja. Esatto. Forse è più adatto. Bene, io direi che ci mettiamo in viaggio di nuovo. Con un nuovo compagno. Sono altre 3 settimane di viaggio, quindi... Manca boia.
Siete a piedi? Non ci avete i cavalli, andate a piedi. Perché c'è l'autobus? Perché non avete i cavalli? Perché siete lupi? I lupi non cavalcano. Mi sembra no, in generale nessuno cavalca qua, tranne Rocco Gasoli Kirin. No. Beh, i cavalli sono rarissimi. Io ho un Kirin. Sì, tu hai un Kirin. Quindi cavalchiamo Xiang. Ma non hai un Kirin. Tutti in pila su Xiang. Uh-huh. In metallo. Su Xiang. Xiang davanti e dietro. Xiang Bang. Esatto. Una gang Xiang. Anche. Vabbè, qui i metalli si sprecano. Comunque. Mentre vi avviate verso nord con queste tre settimane di viaggio davanti a voi, si chiude questa puntata di Fumble GDL. Benvenuto! Grazie ragazzi! Finalmente uno shuriken già decente! Uno che sa fare le cose! Uno shuriken già decente! Tu devi capire che io nelle ultime sessioni, tipo, c'era da fare il rito per purificare dalla morte tutto il mondo e tiravo tipo 8. Certo. Poi c'era il rito per spostare i posti a tavola del daimyo. Facevi. 73. Certo. E non sto scherzando, ho fatto 73. Ha fatto 73. Non ci posso credere. Sì, sì. Quindi per spostare i segnaposti. Per spostare i segnaposti, tavolo. Per far incazzare tra senza un piano che tu dici adesso faccio tatticamente una cosa. No, per far incazzare la moglie del daimyo. Questo qui era l'obiettivo. Io sono molto affine al mondo dei trickster, quindi quello che avete ascoltato era Fumble, giocato alla Leggenda dei Cinque Anelli. Dato che la Leggenda dei Cinque Anelli è un gioco in cui i PX si spendono di volta in volta, ma soprattutto non c'è una tabella che ti dice quando uccidi 5 creature prendi 500 punti esperienza. Lì dovrebbe decidere il master. Noi per par condicio e per mettere pepe alla storia abbiamo delle domande con cui vengono assegnati i punti esperienza. Dai, molto alla Dungeon World. Un po' alla Dungeon World. Un PX per la sessione. Esatto, un punto esperienza. Ce l'hai sulla scheda di PX? Sì, ce l'ha perché l'ho stampata, ma non gliela. Quindi, un PX per la sessione. Ok, quando riavrò la mia matita lo metterò. Qua ci sono tutte le matite che vuoi. C'è l'IKEA scatola. L'IKEA scatola. Un PX per la sessione. Un PX per la sessione. Un PX per ogni elemento importante scoperto sulla storia da voi. A parte la conoscenza sua, direi. Beh, l'incantesimo. E cazzo, scusa, sì. L'incantesimo è una cosa molto importante. Okay, l'incantesimo. Anzi, direi che sono due. L'incantesimo e Ciccio Balordo. L'incantesimo e il passato del. Due, abbiamo del scoperto cose. Che la vecchia è stata effettivamente controllata da Ramon dall'incantesimo. Che cosa faceva? E che l'incantesimo era una soggezione. Due. Sì. Due. Io ho scoperto anche la cosa di Umi. Di Kitsune? No, di Umon. Sì, di Kitsune. Sì, sono per me è importante. Però lui non lo sapeva. Tu non l'avevi preso. No. Per lui è un segreto di un PNG che non era. No, più che altro potrei rischiare di essere in conflitto con lui. No, però questa è l'elemento importante della storia, sempre due. Sì. Perché sì. Tu ce l'hai in quello sotto. Sì. È stato rivelato il segreto di qualche PNG? Per lui sì. Per lui non è per lui due, per noi uno? Perché? Noi abbiamo scoperto. Ah no, perché l'abbiamo già preso in quello di sopra. Quindi lui uno e noi zero. Esatto. Beh, il segreto di qualche PNG è che la Bayushi. Vabbè, l'hai contato già nella. Quello l'abbiamo contato già prima. Tu però hai scoperto quello di Umon che noi avevamo già preso. Esatto. Esempio. Se interpretate i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili, mi sa nessuno. Non ancora. No. Le gambe non ancora io. Non so voi. No, io non ne ho risolti. Nessuno è morto a casa nostra. Punto. Nessuno è morto a casa nostra. Sono tre. In questa puntata. Esatto. Vedi, se sacrifichiamo il gatto, no, vabbè, non è una persona. Non era una persona. E adesso ci manderanno o magari sì. Tutti gli amanti dei gatti. O magari sì, è più di una persona. Se vinciamo un duello, no. Sconfiggiamo la Nemesi, no. Oni, un mostro dell'ombra, direi di no. Per fortuna ancora no. Io ho 6 punti. 3, 4, 5, 6. 16 e li spendo immediatamente. Ecco, mentre tu spendi i punti, io dirò le cose importanti su Fumble. Che sono: ci trovate su FumbleGDR.it e su QWERTY.it. Dove trovate anche gli altri nostri podcast. Ci trovate SideQuest, ci trovate Epoca, ci trovate Com'è quel gioco e ci trovate anche. Cosa state dicendo? Eh no, perché magari serve anche a chi gioca. Quindi per alzare il vuoto da 2 a 3 non è 16, è 12. No, è 12. A quanto vuoi andare per 4. Per 4. Io voglio andare a 3. Ah, quindi mi rimangono. Ci trovate anche su Game Master Class, perché domani posteremo. Ci trovate anche su Game Master Class. Andate a diventare fan anche di Game Master Class.
Potete diventare soci di QWERTY o fare una donazione a QWERTY. Potete andare a lasciare delle recensioni su iTunes. Potete iniziare a comprare l'abbonamento premium a Spotify, perché presto saremo anche su Spotify e ci potrete ascoltare anche da lì. Yeah. Trovate i video su YouTube quando troverò il tempo di metterli, ma su Facebook ci sono già appena finiamo la puntata. Yeah. Noi torniamo settimana prossima con il viaggio verso la città dei ricordi, a questo punto, che sembra essere il posto più probabile dove qualcosa di legato alla magia del sangue nelle terre della Fenice sia avvenuto. Ah, pensavo il posto più probabile dove moriremo. Quello dipende da come ve la giocate voi. E che altro? Basta. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata a tutti e alla prossima puntata. Fumble now!
se tu adesso fai Sense Earth, tu tiri due. Invece così. Se fai Sense Commune o anche solo un incantesimo dell'acqua, come a me, scusa, è una merda, quanto ti due. Costa? Ti costa il doppio. Quindi ti costa per cazzo, un momento il doppio di questi. È come se dovessi alzare tutti e due, quindi ti costa 12. E secondo me Lorenzo ti conviene, cioè per la meccanica del gioco comunque comunque tirare sugli anelli. Ma vogliamo fare min max in estremo, secondo me ti conviene aspettare altri 4 pixel e alzarti il vuoto, perché sono anche i punti fortuna. Eh sì. E in più con lo slot del vuoto, se tu hai finito gli slot da